whiteboard. E sì, agruppatevi là, per favore. Gli altri rimangono gentilmente nella loro area di spawn, potete aggiustarvi per i preset quello che volete e a breve iniziamo. Signori, buon gioco. Ok, T7. Ready. Check canale 3. Aspetta, aspetta il plugin un attimo, devo... Ma c'è un altro che qua, Ciao, è lente. Che possiamo spostare? Charlie Rapporto, È sulla buonasera. Un attimo, te lo spiego appena... Siamo on Warpiger, board. state qui, Warpiger, state qua. Metal. Mettiamo squadra verde. Metal. Allora, signori, attenzione, capo alfa. Eccomi. Bacia. Ok, capo bravo. Qui, eccomi. Capo Charlie. Eccolo. Capo delta. Eccolo. Capo echo. Presente. Warpig. Presente. Sky Ranger. L'ho visto, dov'è? Pilota elicottero. Presente, Eternity. Presente. Okay. Perfetto. Avevo il microfono mutato. Benvenuti. Allora, la situazione è questa. Abbiamo subito un pesante attacco SISAT più o meno un'ora fa. L'isola di St. George, che era occupata dalla TDF, nostra alleata, la Tanoa Defense Force, e dalle nostre riserve, è stata conquistata. E in questo momento abbiamo perso buona parte tutta l'isola. Il vostro compito è semplice, dovete riconquistare l'isola e occuparvi di George. Riteniamo che il SISAT intenda sfruttare l'aeroporto per iniziare un'invasione meccanizzata. L'isola di St. George è l'unica che si collega tramite ponte all'isola principale. Di conseguenza, se non li blocchiamo ora... dite ai vostri di non sparare, signori. Raga, di non conseguenza, ragazzi, fermi per cortesia. Se non li blocchiamo adesso, è molto probabile che sfruttino questo vantaggio per iniziare a sbarcare mezzi e conseguentemente avere poi un supporto meccanizzato per continuare la loro avanzata. Al momento abbiamo due squadre di Marines ad Harcourt che stanno bloccando e mantenendo la città. E fanno blocco User disconnected delle unità from your channel. Lungo il perimetro del ponte. Stiamo tenendo la posizione. Il vostro compito è inserirvi e riconquistare gli obiettivi sensibili. Avete tre fasi. La prima fase comprende l'attraversamento del ponte e la messa in sicurezza di Harcourt, che a quanto pare è già nostra. Poi dovete neutralizzare la Radio Tower Romeo e raggrupparvi al punto X-Ray. Romeo, non sappiamo perché, ma viene utilizzata dal SISAT per trasmettere messaggi. Ora, la flottiglia SISAT in questo momento si trova 100 km a ovest, che sta ingaggiando la nostra flotta, unita alla flotta della TDF. Di conseguenza il supporto navale SISAT non è presente, il che è un vantaggio, altrimenti avrebbero continuato a sfiancarci con bombardamenti. Speriamo che la flotta riesca a fare il suo lavoro, però quando avrà finito voglio che quest'isola sia in nostro possesso. E Romeo potrebbe essere quindi utilizzato dal SISAT per contattare la loro flotta, questo secondo l'intelligence. Il vostro compito di conseguenza è eliminare questa possibilità distruggendola. La fase 2 prevede invece la conquista di George e Bastion. George è l'aeroporto. Se lo controllate, il SISAT non potrà inserire mezzi di terra, il che sarà fondamentale. Mentre, per quanto riguarda Bastion, riteniamo possa essere l'ubicazione del comando locale SISAT, un comando improvvisato. Salve. Bastion va catturato e neutralizzato. E se trovate eventuali bersagli di interesse, tipo ufficiali, avete l'ordine di catturarli o eliminarli. Il supporto aereo non sarà disponibile poiché le nostre forze aeree sono state spazzate via, però siamo riusciti a rendere sicuro comunque il cielo poiché abbiamo piazzato dei sistemi antiaerei composti da statiche o specialisti antiaerei. Non
non siamo in grado di contrastare efficacemente in ogni caso le loro forze aeree, poiché durante le prime fasi dell'invasione si è stato utilizzato bombardamenti via mare tramite navi di classe LCS, Littoral Combat Ship, e anche rapidi airstrike. Di conseguenza, per quanto riguarda la situazione attuale, abbiamo perso buona parte delle nostre risorse locali. Voi siete quello che in questo momento siamo in grado di assemblare. Avete il compito di muovere e conquistarmi, per l'appunto, George. L'operazione sarà comandata dalla Task Force Alpha Delta. Delta. Confermi, Capo Delta? Affermativo. Bene, sotto la Task Force Delta abbiamo Delta e Charlie, sotto la Task Force Alpha abbiamo Alpha, Bravo, User in your Echo. channel timed out. Se non avete familiarità con la nostra maglia radio, fatelo presente adesso. Allora, per tutti i caposquadra, verificate il funzionamento della maglia radio. Se avete domande, intanto prego. Sì, capito. Passport, allora, Capo Alpha, Canale. tutto ok. Bene. Sì, anche per la E Bravo, tutto ok. anche Delta è a posto. Facciamo solo un check del lungo. Canale 1. E User entered canale your 1, channel. canale 1 frequenza 50 mi User dà. was moved to your channel. User was moved Alfa to your channel. potenziato. Ok, sì, vi sento. Ecco, ti copio. Attenzione Perfetto. signori, Sei attenzione. bravo, Ok. copiato. User La was maglia moved to radio your funziona in channel. questo modo. Nel canale 1 dell'1 ci sono solamente Winpig, Alfa e Delta. Poi Esatto. le Cosa? squadre Bravo e Echo comunicheranno in onde corte sul canale 7 con la squadra Alfa quali sono Dimmi. i propri ordini, mentre la squadra Charlie comunicherà in onde Ah, corte con la ok. squadra Delta per avere i propri ordini. Di conseguenza, Dimmi. No, aspetta, io sono in un Alfa. attimo. Verificate l'effettivo funzionamento della vostra maglia radio. Bob, potete rientrare dalle vostre squadre quando avete l'ordine di muovere. Partite tutti assieme. Ricordati, Bob, che per una questione di script dovete andare Oh, dimmi. fino al ponte uniti. Sì, ne avevamo già Ok, molto parlato, bene. sì. Signori, se non ci sono domande potete andare. Piccolo appunto, la Facciamo. Charlie è senza lunghe, quindi Bob, tu sei Delta, giusto? Sì, esatto. Ok, mi trovi sulle 8 corte, il check 8. Ok, ma tanto aspetta, ok, perfetto. Sì, ho già User fatto il left your check, avanti prima, Perfetto. perfetto. Ok. Quindi ci troviamo su Scusate. quello. Ho Io dimenticato Skyranger. Skyranger ha una frequenza manuale, poiché, vediamo, dovremmo aver finito i canali radio. No, negativo, Skyranger avrà le onde corte 6, però entrerà nella maglia radio della Task Force Delta. Esatto. Ok. Di conseguenza, capo Skyranger, dovrai utilizzare anche tu le onde corte canale 8 per entrare in contatto con la Delta e non le onde lunghe, mi Poi raccomando. dimmi. Anche perché Skyranger è da solo, quindi alla Molto fine bene. io rimani su canale in ascolto su canale 8, io i comandi te li darò direttamente da lì. Ok. Ok? User Molto was moved chiaro. out of your channel. Bene, Posso dire un torniamo alle attimo una squadre. cosa, Bravo ed Sì? Echo? Sì. Affermativo? Ok. Allora, noi praticamente parliamo sulle onde corte canale 7 Ok. e ovviamente tutto quello che le richieste che ci abbiamo e robe varie le fate a me che poi io le passo alla Task Force Delta. Ricevuto. Ok? Ok, ricevuto. Quando siete pronti con le vostre squadre basta che me lo dite così io comunico direttamente al comandante. Ok? Ok. Perfetto. Ricevuto. Perfetto. Vado dagli altri, Bene. vado dalla mia squadra. Torniamo alla Ok. squadra, poi Affermativo. Ok. Per quanto Bene, riguarda buona me caccia, andiamo a invece 7. come Sono cover. arrivato. Tu dici per i movimenti e tutto? Esatto. Aspetta. Allora. Poi dovremmo muoverci da poco qui. Era. Buonasera. Buonasera. Era. C'è quasi rimasto male. Bene, signori, buona Dai. sega. Dimmi tutto. Ciao Dart. Ciao. Oh, ciao. Ma quindi noi che facciamo? Dobbiamo andare in avanzata? Dobbiamo andare in L'esatto riserva? opposto, la Delta User è in la your capo channel plutone, noi timed out. siamo con la Delta.
Quindi noi siamo in Z. Retrovia, però stiamo davanti alla delta. Delta dovrebbe coprire proprio il culo del culo. In realtà questo primo ingaggio staremo di coda User e entered your ingaggiamo channel. dalla sponda. Okay. E quando User joined your channel. attraversiamo siamo affiancati, quindi abbiamo comunque prima linea. Abbiamo supporto soltanto di mezzo o anche Abbiamo di il mezzo autonomo? che è autonomo e Scavenger che è al comando delta, quindi nella nostra task force sul canale User 8 was moved troviamo to la your channel. delta e Scavenger. Domanda di riserva, in caso mezzo andasse a terra? User in your In channel, caso time mezzo down. andasse a terra, come al solito si prosegue, cazzi nostri. Per questo ho preso l'antitank. Tipo, quante probabilità che il mezzo vada a terra? 11 su 10. Sì, ti ricevo, Bob. User Che was ben, moved to your diciamo. channel. È standard. Allora, Ete, rimani in stand-by fin quando non siamo al punto. Il medico di level 2. Devil 2 deve ancora arrivare il medico. E per adesso, appunto per quello, ho messo Claudio come medico, se no ci mettevo User tutti entered your ignoranti, un channel. solo medico e via. Solo Va se bene. in teoria sono le 9:30, quindi dovrebbero entrare a monenti. Prega tutto quanto nel mio culo, Charlie, molto siete scolato pronti di voi? sopravvivere. Charlie, Ottimo, allora confermo a Ryder. ready? Ok. E ho tentato di magheggiare un po' con lo zaino, ma facciamo i bravi. Io l'ho provato, ma non ho spazio. Tentazione c'era anche per me. Vero? Vabbè, ma se uno è senza zaino, solo aggiungerselo è una cosa diversa da mettersi lì, tolgo quello, metto quell'altro. Domanda, se io quindi Posso? prendo il No. GM, mi metto la GM del... Allora. Eh no, Bob, ragazzi. stavi Secondo la tua dicendo? filosofia Dark, quindi se prendo il GM Allora, mi tolgono del mezzo, è rimani giusto. un Ma non c'hai attimino in spazio nello stand-by. zaino, te. Quando noi saremo arrivati al E allora, che punto cazzo ti serve il zero, GM? È un ti solo colpo farò di entrare GL. in volo, però No, ma dovrai il GL non rimanere dietro fa... quello lì User che in your ti disegno channel, time adesso, down. Io non GL, non c'ho perché zaino. non Quindi voglio ci metto quello del che rimani medico, in c'ho il nessun zaino. modo. E infatti mi ha detto praticamente No. Ryder che praticamente c'è tanta Secondo la tua chiave filosofia, ho quando pure vai. Secondo la mia specificato. sì. Sì, affermativo, infatti. Secondo la tua, cioè, ho specificato, secondo la tua filosofia. Sì, esatto. Devo trovare il modo di alzarvi il volume su... Cioè... Ah, forse avevo abbassato il volume di TS. User entered your Eh sì, channel. forse sono più a letto Ti ho io. fatto una linea nera, netta. Probabile. Rimani al Vediamo. momento dietro quella linea. E In infatti. teoria dovresti essere in grado di ingaggiare su Harcourt se necessario. Tienimi 100. d'occhio Sì, se sul tetto riesci ti sento. a intettire, perché se non mi ricordo male la Parla. cittadina ha molti tetti e molte zone Adesso. Normale, stronzo. Ti se si sparo qui. arriva dentro ci possono fregare User in your dall'alto. channel, time down. Confermo. Ma comunque dovremmo essere a Come posto. da Buonasera. A serie anti-sgam. Ciao ragazzi. Bonsoir. Dietro quella linea mi tengo Posto? pure un po' basso, Sì, a perché posto. secondo me Ok, arrivano i missili da là. fermo subito. Ok, affermativo, sì, Ci dopo tengono gestisci te. d'occhio. Allora, intanto guardiamo se Pietro e Jeklo sono arrivati. Bonsoir. Pietronas, User entered your channel. eccolo, parli del diavolo. User left your Anche channel. perché da fermo è un po' impossibile ingaggiare con l'Hummingbird. Pietronas e Jeklo. Jeklo è a Manzulla, User giusto? in your channel timed out. Aranzulla. User joined your channel. Aranzulla, anche lui su. Sono tutti e due su arma, ma Aranzulla non è Jeklo. Allora, Charlie, mi ricevete? No, sta controllo sul forum, Check confermo. Charlie. Allora, appena User avremo il via, siccome a Delta è assegnato il entered your crawler channel. che contiene anche rifornimenti, tanto ci dobbiamo muovere tutti a piedi insieme fino al punto zero, tre dei miei prenderanno il brawler e rimaniamo come siamo dislocati adesso, quindi Alfa, Bravo, Charlie e così via, rimaniamo tutti insieme, poi ci No, è divideremo G-Box direttamente vicino al Aranzulla. ponte. Ricevuto, quindi comunque noi andiamo a piedi e precediamo Delta. E mia madre accende l'aspirapolvere dietro la User in porta. your channel timed out. No, comunque sto dicendo è G-Box Aranzulla Dark. Bob. Bob, andiamo verso il brawler. Senti Dark. 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 Eia. Ma mi senti? Sì,
Sì, ti sento, Server. C'è una aspirapolvere che gira per casa. No, mi dicevo che comunque Ranzulla e G-Box non è gioco. Ok, l'ho sbagliato io. Ah, no, aspetta, J-Box deve... Ah, no, Jekyll. Jekyll. Jekyll, Lo che serve a noi. Io Jekyll non ce l'ho tra gli amici, forse, mi sa. Perfettico. te l'ho loggato adesso. Va bene. L'avevo visto sull'arma già da un po'. Bob, se mi stavi parlando ero andato un attimo User in in your bagno. channel timed out. No, no, tranquillo, vedi. Tra aspirapolvere e gente che va in bagno, oggi la registrazione è il top. Prova a chiedere a Cisco se gli va di venire. Ma Sisko è da parecchio che non viene più. Da Ah, io provo. prima che te andassi Lo so. te. Non so bene User cosa. entered your channel. Aspetta che c'è l'aspirapolvere vicino. Bacia, via di lì. No, non è bacia. Rider. Ciao Rider. E che cazzo. Poi gli ho mandato un messaggino, forse risponde. Vai a capire perché. Alle 10 di sera uno deve iniziare con l'aspirapolvere. Sembra giusto. È più avanti, no? Tutto è normale. Anche dopo che li ha minacciati di morte per tipo tutto il pomeriggio dicendo se dovete fare fate adesso, Ha detto alle 9 Cisco che può registro. cominciarla, ma poi se ne deve andare, che gli dico? Ah, può tranquillamente User venire. in your channel timed out. Dilla Ryder. Dimmi. Ah, Ryder. stasera li nominiamo Ha detto tutti. Cisco che potrebbe venire, però poi se ne deve andare. Fallo prenotare prima. Perfetto. Oh, Ok. tutti, è la quarta volta oggi. Sera. Allo. It's me. Allo. Salute. Senti, è un Picasso, lo sai, Gli hai detto di venire e di presentarsi sul forum. Perfetto, allora abbiamo un altro User entered your un altro caso lo singolo. facciamo entrare come medico e io in campo. Sì, va bene, così tu puoi stare a Alone in the Dark in spada. Fatto. T7. Però Dimmi. Abbassa un po' il volume solo. Ok. Puoi continuare, ma un pochino più basso. Tipo sottovoce. Però no, aspetta, no, meglio se il medico lo tengo perché se lui stacca siamo senza medico. Ma un medico in save va anche User bene. disconnected Il from your punto è che se channel, non arriva timed Jack out. Lo ci serve uno per adesso. Tu ci sei fino alla Ok, fine, no? sì. Ok. Come vuoi, se vuoi stare medico, resti medico, se no viene medico Sisko, Allora aspetta, esco io come attore. ma. No, Claudio, l'abbiamo perso! Tra l'altro, He's dead. questi camion sono stratattici e ti ci puoi passare sotto, è fantastico. Tipo ultra camping. Lo voglio andare in missione. Vero? Oh cazzo, ti sei alzato sotto Ciao ragazzi. il... Buonasera. Mi dicevi Dark? Stavamo controllando, forse è tutto a No. posto. Siamo in partenza? Mi Buonasera. dicevi Dark? Dark? Dimmi. Mi dicevi? Niente. Ah, cosa prendi? E in realtà abbiamo già più o meno tutto. Scegli tu. Prenditi. No, l'antiaereo sarebbe troppo scravo. Prendi un GL se vuoi. O un mitragliere. Dai, GL. Ok. Meglio l'uno o due? E graficamente è diverso. Il resto è uguale. L'equipaggiamento è lo stesso. Prendono Delta Dino? qui Charlie in attesa di ordine di Però se non mi viene Cisco, forse è meglio. Cos'è in giapponese? Aspetta, nel dubbio prendo il medico, guarda, Cisco non è ancora arrivato. Io non Dobbiamo sento partire, niente su meglio se il canale 8, medico eh. c'è. Sento solo le comunicazioni di base. Dark. Delta qui Charlie, canale 8, ricevete? Entra lì, Come. a schermo un Sì, po' forte e chiaro, velocemente. Charlie. Noi siamo saliti sul brawler, stiamo ottenendo Fai tu. l'ok della Task Force Alpha e poi cominciamo a muoverci. C'è Ho qui fatto un ricevuto, salto il in prato. prole è al benzinaio, confermi? Sì, affermativo. Siamo la squadra Delta è tutta su e dopo lo utilizzeremo solo come mezzo per far fuoco. C'è, qui ricevuto, cominciamo ad avvicinarci allora. Quindi rimani medico? Mi sa di sì. Perfetto. Hai perso tutti i magheggi, lo sai, sì? No.
Questo lo dici tu. Perché non hai mai messo le cose nel camion? Ah, ma non avevo, cioè, avevo messo tanto l'elmo in più. Solo? Ah, l'elmetto. Massimo, l'elmetto chi se ne frega. Se riesci prendi qualche fumogeno, granata, qualcosa del genere. Hanno già 10, dai, fumogeni, non E serve. allora granata. Ok, Ma se che siete a ne posto cominciamo ad andare. Allora, Leviathan, per adesso fai il secondo di T7. Appena Io? entrano Pietro e Jacklow ci ristabiliamo. T7? Dimmi. Ready? Go? Via. Andiamo, vai. Ci fermiamo al benzinaio, quindi devi adesso. Placcali, Roger. placcali! Io ho fatto i destini, li butto giù a terra proprio. Ok, non viene Cisco Dark. Cisco negativo? Però ho fatto bene a riprendere medico, visto? Va Accendo il bene, motore. Dove vado avanti il carro? No, rimani. Alt, il carro va davanti. Charlie, siamo pronti a muoverci, andremo a Passo Duomo, tutti dietro il carro, Cappitello, sia c'è Delta che anche Charlie. quella medica, che la vedo blu e Check nera. ricevuto, stiamo tra il tank e il veicolo. Che la vedo blu e nera. No, state dietro per evitare che lag strani Ok, creino gente grazie. asfaltata a terra. Check ricevuto, siamo a destra del carro al momento. Ah, quel vecchio bacco, madonna. Ok, perfetto. Il tipo blu e nero. Ok, T7, il carro alla nostra sinistra. Mi hanno appena Parte prima comunicato che il lui, poi il canale 6 Ranger è veicolo, e poi canale 6. stiamo dietro il veicolo a piedi. Ok, Ok. no, rimani sull'8. Mi hanno detto di fare questo, non lo so. Segranate mi piace. 2, 4 e 7 fanno 11. 11 fumogene. Il GL Pietronas quando arriva c'ho qualche colpo anche per lui. Peccato per i razzi, ne abbiamo solo due anticarro, niente filo guidati. Quindi se l'elicottero si abbassa di quota posso picchiarlo. È probabile. Vedo se non sono per armato proprio. Eccoli. Ok, lasciamo andare avanti il veicolo e lo seguiamo. Charlie, siamo in movimento, eh. Ricevuto, Sono che di siamo diretta dietro. loro, noi no. T7 dietro al veicolo, tieni una decina di metri così non ci facciamo mettere sotto. Come, Claudio? Non siamo anche nel veicolo, domanda. No, non ci stiamo, siamo grassi. Non ci Senti passa questo nulla. suono soave, è Stavolta l'elicottero. pesante. Non è un po' Questo suono soave è Sky Ranger che fa il bordello proprio. Perfetto, tutto regolare. Oh Leggi yeah. piuttosto. Va bene, direi che da adesso cominciamo a essere seri. Sempre col telefono in mano, Dark. Sempre. Sto Eh? scrivendo a Pietronas così entra con la Ho letto, squadra già fatta. ho letto. Rider ci prendono di giro e Rider sì, ciao. Dark ci prendono di giro perché noi abbiamo la Jeep, quelli davanti a noi che faccio? Fai due volte C così non dobbiamo fermarci, li possono prendere in giro quanto vogliono. Charlie, se andiamo troppo veloci, fate un fischio. Non c'è problema, teniamo distanza per evitare di essere messi sotto da bug. Sono Anch'io. pesantuccio, sto sui 40.23. Io 33. 40.23, tu 33. Vuoi passarmi qualcosa? No. Se hai spazio? E allora vai a quel. Tipo in Pietrona se gli mogli lo zaino. Chi gli ha detto cosa deve prendere, Pietro? L'ho scritto adesso. Sì, e dopo mi sposto come medico con il futuro Devil o rimango sempre dietro a te? No, David ha già il medico, c'è Jerko. Ma se non entra... E E doveva arrivare anche lui per 9.30-9.45. non ci conviene tenere un buddy... Conviene che User rimanesse su joined your 100 così lo channel! teniamo dietro il medico. Se ne abbiamo uno solo conviene che resti dietro, non davanti. Però, vabbè. Conosco la tua fortuna, che anche se stai in prima fila pigliano solo quelli dietro, però.
dettaglio. Non si sa mai. Così è meglio, almeno non pigliano nemmeno me. Dai, che scusa, guarda in chat. Dark. User was moved out of your channel. LOL. Che è successo? Che mi ha scritto, ho disattivato le notifiche per registrare e mi ha scritto su User was moved to user joined your channel. User joined your channel. Sera. User was moved out of your channel. User was niente, qualcuno your che parla fuori c'è sempre. Ti ha fatto quel Sera sotto plastico. Ok, movimento passi, occhio. Controllavo la notifica. Dove? Tanto io anche sto chattando. User joined your channel. Ti ricordo che sto sempre registrando. User in your channel timed out. User joined your channel. Ma forse non è a Sky Ranger, sai, perché ho visto un elicottero al punto start. Mi sa che deve ancora partire. Comunicazioni sul lotto non ne sento. Da terra? No, che si è abbattuto no, non è ancora partito. Cavolo, hanno sparato prima. Terra non credo che c'era, cioè. Sarà stata una serie di esplosioni in città. Sarebbe bello perdere il carro prima del ponte. Beh, è successo in posizione, Mario. E Charlie, noi siamo arrivati al punto zero. Ora vedi un missiletto che becca proprio la gente indietro di voi. Claudio, stai basso. Non capisco perché avevi camminato in piedi. Affermativo. Charlie, posizioniamoci oltre il carro. Posso aggiungere? Possono vedere da qua. Pietro, no? Segui strada fino al punto TDF TFD0. Attraversiamo guardrail. Tutti sulla destra. Eccolo qua. Gioco. Check, attraversiamo. È arrivato gioco. Chi è arrivato? Ah, perfetto. Charlie, attenzione, dalla mia posizione vedo svariati contatti sui tetti. Check, ricevuto. Sì, è affermativo, barca. Cerchiamo copertura e occhi sulla cittadina, ci sono contatti sui tenti. No, cercate i vari. C'è una barca in acqua, dai. Sì, sì, sì. Qui, questa qui davanti, dici, no? Esatto. Lascia lì, cioè sono lento. I suoi ammazzatori forse. Magari. No, no, no. Contatti sui tetti, ha detto, quindi occhio. Aia. Ci sono piedi. User joined your channel. Chiedo di vedere. Affermativo, cercate di spottarle in mappa. Attendete prima di ingaggiare, tenete d'occhio i tetti, aspettiamo che la Task Force Alpha sia in posizione, possa muovere. Ricevuto. Ok, night vision attiva. Claudio, mettiamoci più coperti che per il momento sei l'unico medico. No, Pietro si è messo medico, non hanno capito nulla quei due. Pietro, attenzione, tu sei GL, hai preso lo slot medico, devi scambiarti con Jeklo. Check. Meno male che c'ho il coso attivo, sennò. Beh, se no possiamo invertirci o preferisci di no? Per me è indifferente, basta che ci sia uno e uno. Prendi il preset medico, quindi. Ok, ok. Se incroci Jeklo, fagli impostare la radio e fagli prendere il granatiere. User in your channel timed out. Perché lì c'è un alberello molto smilzo e due non ci stiamo. Però se ti sposti di 5 secondi. Vabbè, quello. Siamo in movimento. Vi attendiamo. Allora. Qui barca d'assalto. Allora ragazzi, Task Force Alpha si sta cominciando a muovere sul ponte e a seguire il Warpig. Attendiamo che vieni a ingaggiare nel momento che vengono ingaggiati, quindi tenete d'occhio ponte e tetti per cortesia, appena sentite il primo colpo fuoco ed evitiamo di che vengano di
Check, ricevuto. Siamo in rosso, appena iniziano gli ingaggi siamo liberi al verde. Cominciate a prendere i radi, IR spenti. Guarda, facciamo una cosa, Claudio, utilizziamo il guardrail così abbiamo anche dove appoggiare il fucile, sempre precisi. Mi sa che non riusciamo a guardare, sai? Basta stare un pochino più in giù, Bob, cioè ci siamo un pochino messi più in qua. su accorciarlo. Sì, Bakir, che tu scendi pure per Guarda. i campetti. Oh, trasgressivo. Vero? Puoi metterti tu a destra così ti pigliamo proprio in faccia. Aspetta. L'unico medico attivo le facciamo prendere proprio in faccia. Non credo che ci sparavano comunque. Allora, azimut 179, la casa sopra rispetto alla città dove inizia l'avvallamento, quella a due piani, sul piano un po' più alto ha quattro contatti nell'angolino. 179. Quindi ingaggiamo subito lì e Ho poi visto. abbassiamo il tiro. L'hai vista? Sì, ma sono 785, Dark. 780, hai anche ragione. 600 dall'altra parte della sponda, quindi non è che cambi molto. No, ok, va bene lo stesso, ma cioè. No, in realtà se siamo dall'altra sponda sono esattamente 200 metri. Anzi, un po' Cosa? meno di 200. L'altra sponda? Guarda un attimo la mappa, non è impossibile 200 metri. Dark, scusami, se dal molo, se da quel molo sono 600 metri, dal Sì. molo là sopra, Ah, saranno... ok. No, no, ho capito da qui alla sponda, ho detto, ma che sta dicendo? Aspetta che butto un occhio anche sulla spiaggia sulla destra. Pattuglie, Io da già guardato, io non ho visto nulla di strano. cose. Andiamo. Se zoomo troppo mi sbaglio il terreno diventa invisibile o cazzate simili. Pietro, situazione? 300 metri dal ponte, più o meno. Ok, Jacklow con te. Affermativo. Canale 3, Jacklow, ricevi? Perfetto, Sì, riusciamo a staccare. visto la situazione un attimo abbiamo fatto un cambio. Jacklow vai su Scout. E Pietro vai su Devil. Ok, Quindi giusto faccio un po' di tagliare finché lo spettacolo. sistemiamo subito i buddy. T7 Scout 1, Jacklow Scout 2, Leviathan Devil 1, Pietronas Devil 2, centro già siamo a posto. Vedi altri? Strano che loro non vedano noi però, che non siamo poi tanto Vieni lontani. a guardare il molo, ma c'è tipo un bellissimo fascio d'erba su... Voi mettete proprio a sinistra, c'è sempre Garrail. Ma siamo completamente Siete voi a guardare il... roba... Check. Pacchetto priorità di 170-660 metri AT. Ricevuto. Segnalo in mappa, riesci? Succhetto, Appena succhetto. più avanti, Buonasera, ragazzi. scusate il ritardo. La No vedo un po' problem. grossa, Scavalca raga. il Garrail oltre il cespuglio. 135. Buonasera. Il mio buddy chi è? Puoi ripetere il nome, scusa. 135, stai con Leviathan. Sei il secondo di Leviathan. Aspetta, Jacklow, Jacklow. Ah no, tu sei Dimmi. canatiere, scusami, sei il secondo di T7. Ho fatto la cazzata io. Quindi? Quindi tu stai secondo a T7, Scout 2, vieni. Vi Vabbè, questo sicuro. Ok, Petronas. siete trovati? Ah, Eccolo lì, sì, Devil, scavalca, c'è ciao. davanti. Spostiamoci qua. Sì, Devil. Salve Leviathan, scusa il ritardo. Ok, larghi tra Scout e Devil, tenete un po' di distanza. 171, 660 adesso. La posizione. 171. Poi contatti in avvicinamento da foresta, 170 in discesa rapida verso ponte. AT compreso, 4 contatti. Allora, lo intravedo, sì. Contatti allertati, 170 in foresta, distanza da 800 metri. Scendono Siamo in verso... verde, ingaggiate. Ready, Capisco, capisco. ingaggiare. Cercate di non sprecare troppe munizioni. Fuoco ragazzi, fuoco. Skyranger, fai fuoco su hardcore. Non so se a me conviene andare a tiro qua. Attivate gli aerei quando avete un contatto in visuale. Siamo dai 600 agli 800 metri. Spiaggia 600, collina 800. Prendete bene la mia. Vieni indietro, mi prendi a tiro. Come? Vieni indietro, mi metti a tiro. Io no, dovrei averli messi. Sì.
ponte alleato, sotto al ponte nemico, se vedete qualcosa sotto al ponte nemico attento. Al momento, Charlie, al momento sul ponte siamo alleati, solo all'inizio del ponte sembra che ci siano nemici. Affermativo, non ingaggio il ponte. E tengo un multiplo 174 673 hanno contatti sulla spiazza al momento. Case basse. Case basse, non è vero. Ah, dentro la casa. Quelli lì, giusto? Ah, ma non sulla prima linea. No. Dimmi i colpi come vanno, Claudio, così. Per ogni buddy uno spara, il secondo col binocolo gli fa aggiustare il tiro, usiamo meno colpi. User in your channel timed out. Non li vedo neanche impattare, dai. Forse sono leggermente bassi. Basso. Aspetta, gli altri sono loro, non sono miei. Ok, vedi. Sì, a posto, vai dai. Asso? Asso. Mi hai chiamato asso? Ho detto inutile che spari. E poi ho sentito un asso. Ah, vabbè, vabbè. E la vecchiaia, scusa. E ancora apre quel contatto lì, Lo vedi? Al mio IR? Dentro la porta al mio IR. No, non lo vedo. Stai parlando di quello dentro la casa? Sì, ancora attivo, però il R mi ha... Perché è un po' buggato l'R, quello dentro casa quanta distanza sta? Sto muovendo adesso, 640. 640, quindi così. Preso? L'avete colpito? Secondo colpo, preso. Terzo? No, non mi tiro. Terzo no. È un po' posto a sinistra o colpito a sinistra? Così? Shift K, sì, perché il vento è a destra. Quindi così. E a terra? Non lo vedo più. Non lo vedo più. C'è tipo una specie di... c'è un palettino della lamiera, ti rendi conto? No. Senti molto vicino, ma... Vabbè, mi sta guardando male in questo momento che lo sto guardando. Sta guardando noi due. Devo... sta guardando proprio noi. E non ti è che guardi, dico. Vabbè, vediamo se c'è qualcosa sui tetti. I tetti mi sembrano liberi. Anche la prima linea. Vedo fumoni su ponte? No. Possibile che sia la prima squadra? Su ponte. Veicolo, veicolo forse su ponte. E il tank? A fine ponte? A fine ponte e un blocco stradale. No, c'è luce che prima non c'era. Avranno acceso il veicolo, forse l'Alfa. L'Alfa precede il tank, e il tank è quasi a fine ponte. Alfa, Bravo ed Eco sono prima del tank. Eccolo là. No, allora no, più avanti ci sta veramente... L'ho mezzo. Visto, quello fuori. No, verso... guarda, ti dico pure a più gradi. 645 ci sta il veicolo perché tutto lì sta la direzione, non c'era. Ma vedi il contatto che sto puntando? Tra le due case con gli aerei? Sì. Mi sta puntando in acqua. Il mio IR sta sull'acqua? Sì. Che schifo. Leviathan, sei disponibile per un tiro su 175? Stiamo già facendo. Vedo due contatti, 175, 176. Quelli in mezzo agli edifici, sulla strada. Sì, tra due edifici. Esatto, guardami dove impatta il colpo. No, 700. Sì, sì, sono sulla tacchetta del 700. Stai mancando, stai proprio prendendo in mezzo ai due. In mezzo ai due, quindi sposto a sinistra o a destra? Dipende.
Sposto a sinistra. Hai dato un terzo. L'ho visto, vicino agli edifici, vi carico. Vabbè, tengo i colpi, ho solo 7 caricatori con questo pesetto. In realtà posso usare la pistola. Ma io c'ho il termico, quindi perché sto qui a sperare? Ah! 3 tango. 1, 2, 3 lì, rimangono 6 tango al momento. Il ponte nostro. Un tango totalmente a sinistra, 1, 4, 3. Oltre il ponte, sulla spiaggia. Ed è da solo, strano che sia da solo. C'è un contatto, serio? C'è un contatto da solo a 143. Oltre fine? Ponte. Lo vedi? Come? Ho detto possibile civile. No, è. Mi sem- no, è armato. Solo soletto lì a 143, lo vedi? Ora si muove a sinistra, sta allontanando. Ha un AT o un antiaereo? No, ok, l'hanno eliminato, l'hanno Charlie, eliminato. Ci muoviamo in direzione del ponte appena abbiamo eliminato i due contatti frontali. Ricevuto, Charlie segue o precede? Charlie precede. Ricevuto. Rimarremo dietro di voi col brawler. Ricevuto, cominciamo a muovere. Ah, guarda 176, bersagli più facile. Ragazzi, rifermiamo i buddy, cominciamo ad andare verso ponte. 176, andiamo qua. Tu mi devi rimanere dietro per piedi. Check. Vabbè. Check. Dobbiamo. Comunque torniamo. Il ponte di là è 106. T7? Sì. Perfetto. Jack lo segue con T7. Il mio buddy è leve, giusto? Jacklo, tu sei? Il gran, tu sei granatiere, sei scout 2. Con Leviathan. Negativo con T7. Ah, con T7. Ok, andiamo sul ponte. Ok, Charlie, vi attendiamo ai piedi del ponte e poi facciamo andare più insieme. Affermativo, stiamo andando. Andate ragazzi, verso il ponte. Sempre bassi, eh. Cos'è sta mania che sta venendo a tutti i camminare in piedi? Le morroidi. Non ti capisco. Quanti fotomodelli da... Scout, stai sul fianco sinistro del ponte e Devi sul fianco destro. Lasciate un po' di distanza l'uno dall'altro, quindi Scout va un po' più avanti. Siamo dietro di voi. Meglio, meglio. Dobbiamo tenerlo buono fino alla fine. T'a posto, Bob? Sì, sì, tutto ok. Finora tutto ok. Abbiamo uno che è caduto del ponte, ma... Ah, perfetto. Vabbè, si fa una mozzata. Non ti sento. Vieni qua. Ricevuto. Occhio che è l'unico mezzo che ci dà munizioni. Indietro non ti fa chiamare, cerca di evitare di viaggiare. Scout, avete sentito quello bottone? Ok, state dietro al mezzo, non lo superate. Utilizzate le coperture che avete. Scout, muovi alla prossima copertura. Devil, muove ogni... Facciamo a cambi, a zone. Ok, Scout, mantieni in posizione, Devil, comincia ad andare. Scout. Negativo, Scout mantiene, Devil muove. Perché c'è un veicolo sotto il ponte che sta ingaggiando. Ricevuto. Se è necessario possiamo tirarlo giù. Ok, perfetto, adesso non è in visual. Se lo avete in visual tiratelo giù. Scout. No, siamo in una brutta
posizione qua. Molto aperto. Mantenete. Ragazzi, se vedete un veicolo avvisatemi. Mi hanno comunicato di un veicolo nemico sotto ponte. Quindi se spunta a sinistra o a destra me lo avvisate. Il nostro tank è già passato? È verso fine ponte. Vedo dei tank. Scout già arrivato. Distanti per 201. Check. Andate al veicolo a sinistra, leggermente più avanti, scout. Devi cominciare ad andare. Domanda, ma è esploso Little Bird? Che tiga. Non mi pare. Vai David, vai. David, attenzione Charlie, perché riceviamo colpi, siamo pieni mezzi. Ricevuto, dimmi. È esploso qualcosa per 34. 34? Sì. Non so dirti. Quello con binocolo? No, andiamo, andiamo. Devi in posizione. David, al veicolo a destra, avanza. Ricevuto, muoviamo. Ma dai, che mi sa veramente che è speso lì per bordo. Pazienza, non possiamo farci nulla, non cambia nulla. No, avvertiamo però, cavolo. Lo saprai, il capo plutone non ci comunica. Comunque non mi hanno comunicato nulla, è sull'otto che sta il Little Bird. Non ho sentito nulla. Little Bird, sono morto, non c'è in posizione. Scout muove. Ok, là. Se vuoi fare la comunicazione, però guardate, c'è il Little Bird a terra. No, è quello che ti sto dicendo, il capo plutone comunica con il Little Bird per gli ingaggi. Se ne è già saltato fuori, non lo so, adesso vediamo. Cerca una posizione Delta, qui c'è l'interrogativo, il Little Bird è andato giù. Ok, da qua visuale sul Little Bird, aspetta. Dai. Cazzo. Scout è arrivato. Confermo Little Bird. Little Bird quello, mi pare. Check, devi raggiungi scout. Scout, hai una nuova posizione più avanti. Confermo, ti muove. Ok, attendi che David si avvicina e poi muovi. Roger. Tenete il fianco sinistro di ponte, che è un po' più coperto. Dimmi. C'è una nuova posizione, ma la squadra di fronte a noi è direttamente ingaggiata. Little Check. Bird, a 27. Io vedo solo il fuoco, senza... senza robe. Comunque andiamo. Scout muove la prossima posizione. Dovrebbe essere lei. Dovrebbe essere lui, lei. Tiro per sulla sinistra, possibile. Probabile. Niente col termico. Scout arrivato. Siamo in verde, ricordo. Occhio a non sparare gli alleati. Charlie, siete tutti su, avete bisogno di aiuto. Tutti up, dietro veicolo. Scout avanza pure. Ok, affermativo. Visuale su dei contatti a 140. Scout raggiunge l'altra squadra. Vicini? Contatti su spiaggia? 140, 200 metri in mezzo agli alberi, verso la costa. Illumina con gli aerei. Arrivo 400 metri. Visti. Le confermo con uno 6-5 in mezzo alla vegetazione. Verde a fianco sinistro. Delta, qui Charlie, fate attenzione, fianco sinistro, in forestaglia, visuale su contatti. Ok, scout riprende movimento. Vai pure, David. Andiamo. Dove vai, Cla? Yep. Dove vai? Scout arrivato. Claudio. Sei in subordinazione, ti sparo. Sparate che sono favore, mi raccomando, non ma non darci questa tentazione. Ok. Alleato alle spalle, scout, occhio al fuoco. Vedete ancora i contatti a sinistra? Negativo, ho visto solo uno. Va bene. Vedi il contatto. Azimut 33, illumino. 133. E 1. Visto. 460 metri. No. 460. Solo uno, che barriera. Vederlo. Vicino. Contatto 130 sulla riva dove ci sono le palme. Ah, così. Eccolo là. Non si vede niente con il buio. State prendendo, dai.
ma che cazzo sta facendo? Chi che sta sparando tutti quei colpi? Hai fatto Damian. Tango down. Svenuto. Down, down. No, no, è svenuto. Tango down. Ok. Cos'è quello? Un fumogeno? E l'ha tirato lui. Con la luce. No, dicevo qua a destra sul ponte, fa PM male. Vabbè, quello era il secondo, o ciò che potrebbe esserci in altri. E infatti, guarda, c'è un contatto a 233-630. Su spiaggia. Lì ci sta pensando il tank, a quanto vedo. Ma lì sono ancora in tanti. Stanno distruggendoci il veicolo con quelle manovre. Davanti è proprio accecante come cosa. Sì, c'è il fumogeno e dietro c'è proprio contatto un faretto acceso. Nella cittadina, 460 metri, 206. Ecco. Dietro la baracca di lamiere. Possibile che ci sia un contatto a sinistra? Che è affermativo, non 4-6-G. Ok, è andato fuori visuale. Eccolo di nuovo. Per darmi l'azzeramento? 4-50, 208, due contatti. Tre contatti. Giunto. 440 metri, tre contatti. Ma perché? Quelli sul tetto sono stati eliminati. Prendi per il culo sta cazzo di barriera proprio. Tutti i vini in mezzo che ci sono per questi uomini, proprio la barriera all'altezza giusta. Scout, la delta è avanzata? Ripetilo per favore. La delta, la squadra su veicolo, è avanzata o è ancora lì? No, è arretrata. Ricevuto. Andate qui, Levi. Levi non riesce a prenderlo quello là. Delta, tutto a posto? Claudio, viene il veicolo. Sì, sto tirando sul nostro mitragliere. Ah, ok, perfetto. Dovrebbe essere tutto calmati. Ciao, giusto per tirarlo giù, sembravi a te, anche a te. Ok. Ma chi è che sta continuando a spararmi? A terra? Sento ancora... No, lo sta tirando su da veicolo. Senti anche tu il colpo che passa sempre da qui. No. E Charlie, mettiti tutto allora, dentro. Abbiamo dietro. Alfa dietro. E Bravo praticamente giù. E c'è rimasto solo Eco, Wolfing operativo, mi ha richiesto un medico, abbiamo la necessità di avvicinarci un po'. Ricevuto, apro con Charlie. Vieni qua che ti controllo. Ricevono fuoco sia dalla città che dalla foresta, quindi cominciamo ad avvicinarci. Dark, vieni qua un attimo da scout, per favore. Tango, 3, 2, 6, 2, 3. Vieni qua. David, avanza secondo veicolo. Dimmi tutto. E abbiamo Alfa e Bravo down. Sì, affermativo, mi ha appena comunicato il radio. Ok, andiamo noi allora. Voi... Quello sì, affermativo. Abbiamo contatti ancora sulla spiaggia, eh? Nessun problema. Allora, okay, si stanno avvicinando. Si stanno 610 metri. Voi vi prendete il bianco destro e il sinistro, ragazzi? Noi destro, voi sinistro? User in your channel, sì, se preferite andiamo noi e voi coprite, così abbiamo comunque una squadra di backup se succede qualcosa. Questi mezzi qua dovrebbero essere operativi se vogliamo utilizzare un mezzo come copertura. Ricevuto, preferirei andare a piedi. Ok, ho visto passare un paio di razzi prima, non si sa mai. Sì, ok. Devi l'avanzata. Un pochettino indietro per quanto riguarda l'utilizzo del crawler. Perché ci attendi? Serve, abbiamo i rifornimenti sopra. Sì, appunto, tenetemi in copertura. Ho visto 3-4 contatti qua a lungomare avvicinarsi al ponte, quindi occhio al fianco destro. Ok, grazie. Ragazzi, devi l'avanzata. Voi fate, noi facciamo copertura. Claudio? Ripetimi, Claudio, scusa. Abbiamo il contatto 236 che ci spara. Dove? 236. 236, comunicalo agli altri e andiamo. Ok, Delta, attenzione, c'è un contatto 236, tiratore. Tango spostato, ok, ricevuto. Ha cambiato posizione. Scout, Devi, mi fate una doppia colonna, scout a sinistra, Devi la destra, avanziamo sul ponte. Roger, scout muove.
Occhio ai fianchi, ci sparano anche le fianchi. Scout muove. Check, scoutala fino al camion. Ma comunque sia, tra mezz'ora lo riparano, perché hanno mandato gli ingegneri con il scout fino al camion, vai. Vai fino al camion e ti fermi per copertura. Fermatevi ogni copertura per controllare. Scout al camion. Vai pure. Sono buone coperture. Vai pure scout. Bella posizione. Scout muove. Jack, fianco sinistro camion. Abbiamo anche noi Devil. Attendete, coprite. Era un camion che portava frigoriferi. Forse. Abbiamo il carro davanti a noi. Cosa facciamo? Charlie, avanziamo. Avete il mezzo che gira sotto il ponte a date destra coperture. Del ponte. Occhio, Ricevuto, sta uscendo fianco destro. Devil avanza. Occhio al fianco destro, c'è un mezzo nemico vicino a ponte. Delle squadre, è stato delle altre squadre, qual è l'altro? Alfa e Bravo down, quasi del tutto, Echo in difesa con il Warpig. Devil mantiene una posizione di copertura, possibilmente non sulle squadre alleate. Scout, dobbiamo cercare di tirare indietro i nostri a terra. Scout in copertura. Il bombardiere non era alleato, vero? Delta, ricevi? Nemico, bombardiere nemico. Ah, sei qua. Hanno bombardato là in fondo, Mi sa che è nemico il caccia. Caccia nemico, confermo. Perfetto. Centro Devil, ordini. So che non abbiamo mica tu. E te puoi ingaggiarlo? Sì, sì, lo posso ingaggiare. Lo lasciamo a voi, noi avanziamo in fretta. A posto, Devil, mantieni posizione di copertura. Scout, dobbiamo cercare di avanzare. Quel bombardiere potrebbe farci tutti. Mi manca il buddy. Ricevuto, gruppo al Warping. Devi l'avanzate fino a Warping. Occhio, non passare da dietro, state sul fianco sinistro di strada. Ricevuto. Dimok, vi siete riassestati? Sono pronto con la chiama. A posto qui, si sono riassestati? Ma come siete? Non lo so. Devil a 10 metri da Warpig. Dark, mi muovo. Delta, le squadre Alfa e sembra a posto. Indietreggiamo o avanziamo? No, indietreggiate che dobbiamo rimanere più al sicuro possibile. Ricevuto. Ok, torniamo indietro. Primo veicolo di copertura alle spalle. Posto peggiore. Devil indietro, tornate all'auto rovesciata. Ricevuto, Devil muove. Sta attento, Ma io sto chiodato qua per terra. Scout indietreggia. Scout indietreggia. Di là l'antiaereo. Jacklo. Oi. Tiratore fianco destro, 243. Tiratore direzione sud. Metto città non identificato. Sì, vai. C'è un tiratore per città, in direzione 2.40. Ma sai che per ingaggiare mi devo inclinare, no? E quindi l'elicottero prende velocità e sono andato un pochino vicino alla spiaggia. E subito ho fatto una virata. Nel mentre stavo facendo la virata, quello stronzo mi ha colpito il visto. Motore. 2.44 in forestaia. Sto dicendo, quello stronzo. Contatti multipli. Mentre ero di spalle e mi ha preso. Confermo. Scout devo lì indietreggiato un po'. Scout dal camion ribaltato. Fianco destro, indicativo 243, squadra nemica. Eco qui è Delta. Noi siamo, ha detto che c'è un cecchino lì alla fine. Ora guardo, ora guardo. Non abbiamo niente a nord. Peccato, stavo guardando se l'aereo tornava. No, prova a vedere se riesce a spottare il cecchino. Ok, li vedo. Continua a non ricevere comunicazioni. Ready e pronti al fuoco. Illuminati con IR. 250 T7. Ok, ce li hai? Mettiti piazzato bene col tra C. Vai. In verde. Attenzione, un contatto è anti-tank. Ricevuto, priorità l'anti-tank se lo vedete.
Blu sta correndo. Occhio, mi ha colpito. Vango down. Check. A sinistra anti-tank in movimento. Illumina con gli aerei. Illuminato. Distanza 560. Tango ferito. Perfetto. Tango ha distrutto. Tango down. Non vedo più nessuno sulla spiaggia, stanno a pulire. Check, ci state. Tango 218. Vicino. Lo vedo di qua. Down, ci state. Altro tango 248 530 metri. Se non abbiamo contatti ragazzi su... Affermativo. Sulla città cerchiamo di avanzare leggermente. Ultimo contatto in visuale. Avanti. Illuminato con IR con nemico. Se non ci sono ferito. Contatti, proviamo ad avvicinarci un po' alla fine del ponte, così diamo copertura anche a Eco. Va bene, la Alfa e la Bravo sono riusciti ad avanzare. E Alfa e Bravo sono a terra, tutti e due. Ah, ho visto un ammassamento di gente lì davanti. Quanti no, sono in Eco? Sono giù tutti. Quanti sono in Eco, scusa? Non ho capito perché non mi risponde più nessuno. Ah, è perché ho visto una dozzina di persone lì, 12-20 persone, cosa? Probabilmente non hanno comunicazione sullo lungo. Ah, ok, vado a vedere. Ok, i buddy, check. Ferito. C'è ancora un check-in in quella forestaglia. Spostiamoci sul fianco sinistro e avanziamo. 2.40 circa. Spostarsi sul fianco sinistro del ponte e avanziamo. Devil, siete up? Affermativo. Scout. Proviamo a darvi. Ok, Devil, attendi che l'alfa avanza. Ricevuto, attenzione, c'è un tiratore sul fianco sinistro in forestaglia, non identificato. Vai pure scout. Sì, lo stiamo cercando. Destro. Marco. Dimmi. Ho un'informazione dal carrista, in pratica hanno il car armato buggato che non riesce a muovere, il rider non risponde. Ricevuto. Non ricevuto, vai avanti, lo segnalo. C'è un cingolo rotto. Checklo dove sei. Gli ingegneri che arriveranno fra un altro. Arriva. Circa. Ah, ok. Bob, se è un bug scout del carro, scrivetelo su Steam Rider, così possiamo sistemare. TL, magari non okay, calata, però ci si può anche calare dal ponte. Siamo ancora in zona acqua, poi al massimo dopo. Può veramente fare Dark? Penso di sì. Sotto sinistra. Sì, va per self. Potrebbe... Ragazzi, siete appiccicati, occhio, devi lasciare un po' di spazio. Attenzione, abbiamo ancora un cecchino in direzione 210-220. Vai. Vai Pietro. Piccio, che cazzo arrivi? Dovresti sentire, dovresti essere una piazzata. Ok, ragazzi, dobbiamo riportare indietro tutti questi o riassestarli. Quindi andiamo avanti fino ai veicoli e facciamo polizia. Fateci copertura, Dimok. Andate fino ai veicoli. Scout, scout 1 a terra, scout 1 a terra. Tango 203 a tetto, larga terra. A posto. Sono ferito. Fumogeni sul fondo ponte e sul fianco destro. Segno con niente, possibile tango. Ah,
Allora, tiro un po' di fumogeni, dobbiamo coprire tutto il fianco destro del ponte, così recuperiamo almeno i nostri. Prenditi dietro Nikmuf appena il fumogeno si è allargato. Vai, tiratelo indietro. TL abbiamo 29 CU sotto le mani. Tiratelo dietro la macchina e curatelo. Procedo. Ah, Fritz, sei up? Fritz. Corriere, stai fermo un attimo, che adesso tanto sei morto, quasi T7, morto. fagli un'adrenalina e una morfina e portiamo subito laggiù. Ah no, è lui il medico. No, lui è scout. Non sono io il Tra medico, l'ho 1000 macchine ci bendato, sta ma uno non dei sono TS, il possibile medico. Ok, medico? andiamo, veloce. Ripeti, Claudio. Ti copro, ti copro. Tra 1000 macchine, da dove che mi sto ritrando, possibile Turiel. medico Ok, Orso, però devi rispondere via ricevuto. radio quando ti Vai, chiamano. vai, vai, Jack, vai in No, copertura. chi? Chi è Flipper. chiamato? Già risposto. Attenzione ragazzi, ci sparano. Toglietevi via qui, siete ancora fuori di Siamo qui copertura. io e Orso, però siamo sotto ingaggio. Occhio, Jack a terra. C'è stata un'amnistia da Zeus. Ho visto il tiratore. Duriel è ancora giù qua, quindi non so cosa fare. Visuale sul tiratore. 252. 252. Sul balcone. Hanno preso. Merda. Aiuto. Grazie che è in amnistia. La 4 non ho visuale. Vediamo un cecchino. Sono Ce la troppi fai? fumogeni, troppo Orso, mi casino. sparano, non so dove. Lo so, adesso ho buttato fumogeno perché sennò mi sparano anche a me, adesso curo questo. Qua Jack Sto gli stanno benissimo. martellando la testa. Dietro? Clipper, bisogna trovare Oco, non Un so dove attimo. sta vivendo. Sì. Ma No, tu lui rimani in ha copertura. rinato, Sì, Clipper. quello c'è. Stark sta Sì, ho rotto. capito, Orso, ma Oca. No, No, adesso fine torniamo fine. indietro. Ecco, Stark mi hanno sta io posta qui. squadra sta possibile, ma. Sono dietro, Vai. Oca. Spostati via, via, per via, da lì, via. Sì, lo vedo. Aspetta, ok, vedo Oca, Tango rimango da lì, down. ok. Tizio del balcone è libero. Scappo due up. Pietro? Oh, No, ci mi arrivano avvicini. colpi. E questo. Qualcuno di voi è medico? Sì, sono io, Mi ma arrivo. sto. Mezzo sulla sinistra, su destra. Dov'è il vostro medico? Cos'è ferito? Non lo sappiamo qual è il nostro Non lo so allora chi è il vostro medico, io curo tutti. Adesso non so Comandante, qui team fare leader squadra Bravo, ordini? Master, bisogna far fuori questi qua intorno. Ma L'ho dobbiamo già avanzare copiato. perché da qui si tirano Comandante, sulle team due, leader squadra Bravo, dobbiamo siccome come le dicevo siamo Mi senza sento poco radio più a onde avanti adesso, se lunghe, mi sento io cosa poco più facciamo? distante, Lasciando warp come si mi sono procede? fatto male, Qua su. pace, Allora, al momento gestirò io le squadre, sia Task Force Alpha, Io. Task Force Delta, e in attesa che tirino su il capo di Alpha. Copiato. Allora, Vai la Paolo, Bravo stai attende fermo, ulteriori ordini dopo che l'Alpha torna in piedi qua su. Ok, ricevuto. Dark Status. Ti faccio un happy e ti... Fatti un po' fino Jack adesso. Oh, alza, No, curami devo bene, curami farlo. bene. Devo Dai, farlo Devi salvo. prenderti da solo. Allora, vivi ce n'ho Scappo due up. 36. Giù ce ne sono 4 o 5. Devo tornare a terra. Non Vai, ti riesco più tiro niente. su. Devi due up. Ok, adesso è down. Ragazzi di Alpha siete tutti su. User joined your channel. Roger. Aspetta che gli faccio la trasfusione, vediamo se. Ok, qui comandante Alpha, sono di nuovo su ragazzi, operativo. Attestiamoci, ritiriamo su i nostri feriti, ok? E poi dobbiamo scendere dentro sto cazzo di cesso di paesino Ok. qui. Devo finire su Riesci questi, più curarli? Masha. In strada. Ok. Grazie. Posso farla Qualcuno può io, farlo? Chi è arrivato che su una gestiva bellissima la camionetta trasfusione? dal nostro fianco? Vai in Ciao, copertura. tu? Ok. Sì, sono io. Ok. No, siamo più giù, siamo più giù. Jack, Qualcuno per Claudio, copertura. T7. Hai idea di dove sia Dark? Confermo. Questa Ma no. sono in Ero copertura. io, ecco qua più avanti. E poi Penso che invece direzione... è morto, mia porca puttana.
200 preciso, c'è un metro. Manco la morfina. Ricevuto. 200, 200. Vendatevi voi. Ok, ti sto curando Dark. Vabbè. Non no, niente, questo è bomba. Ok, guarda. Forza, vieni giù, vieni giù. Torso di ecco, comincia a scendere qui verso... Verso la cittadina. Come sei? Di merda. E qua è buono. A posto. Seguitemi. Forza te ultimo. Sì, vai, vai, Iona. Dark, per quando vuoi raggiungere. Segui tu. Delta qui, Alba, siamo di nuovo operativi. Vieni in ultimo, Dark. Vai verso. E mi stiamo curando. Vai verso su. Via, 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 via. Situazione Buddy. Leviathan è appena andato a terra, aspetta. Leviathan. Allora. Claudio stai giù, Claudio stai giù. Capo bravo, mi ricevi? Scout, Devil e 100. Tutti quanti, direzionatevi per 215, 215, 216, tirate un fumogeno. Mi ricevi? Ok, siamo davanti, sto tirando dietro. Davanti ci sono. Vediamo uno giù. Devo scaricoperarlo, Nick. Aspetta, ma allora... Sì, sì, lo stavo spostando che ancora scoperto, vai Pietro. Possiamo anche lontani, non vicini. Ponte che qui possiamo, devi dare il fuoco diretto. Aspetta Claudio, te lo tiro dietro. Sei tu ferito? Tieni, no, sono bianco, girati. Riso, ok. Bravo, Jack Lowe, T7 a posto? Ok. Quello laggiù è morto? No, è lì, è lì. Dark, possiamo anche calarci dal ponte e magari vediamo il fuoco centrale all'imboccatura del ponte. Il problema è che c'erano un paio di contatti di sotto. Fai una cosa, scende uno e poi l'altro. Dark, un veicolo si è spostato verso sud-est, okay. Sotto di ponte. Sotto il ponte? Allora fermi, aspettate un attimo l'altro buddy. Ripristiniamo Devil, poi uno si cala da un lato e uno dall'altro. Ah, è già sceso, vai. Vai Jack Lowe. Ok, mantenete posizione di sotto. Delta qui, qui Charlie, ci si può anche calare dal ponte. Charlie si sta calando sul fondo ponte a fianco sinistro. Ok, ricevuto, okay. Fatto bene ad avvisarmi, noi ci caleremo sul fianco destro. Ricevuto, attenzione, fianco destro. Arrivo. Città è ancora okay, sotto tiro di alcuni tiratori. Ok, ricevuto. A posto, Fritz? Sì. Che stai guardando. Addio, che c'è? Sì, sì. Chiamate un esorcista. Ok, Devil, calarsi o 70, calatevi qui a sinistra. Cosa? Anche noi, Dark. Calarsi qua su... Sì, sì, anche noi. Scout è già sceso. Ok, giù. Devil 2, giù. Devil giù. Ho bisogno di morfina di sangue. No, finalmente via sto giù. Ponte. A posto. Charlie, contro ordine, voi continuate a scendere, Delta rimane leggermente ancora sul ponte. Ricevuto, siamo attualmente sotto ponte. Interrogativo, andiamo per fianco sud-est del ponte o andiamo in città? E chiedo com'è la situazione alla Task Force Alpha, comunico, secondo. Check. Ok, ragazzi. Credo di essere io che sto soffrendo. Fate una copertura. Ragazzi, copertura 360. Scout in direzione della città. Devil, tieni d'occhio ad est. Un attimo, mi stanno raccontando. Est. Tieni d'occhio qui le forestaglie. Tutto spari verso. Ah, ok, siamo niente. Siamo noi. Sì, siamo noi. T7 è a posto. Io sono a posto. Sono diagnosi a tutti pure io. Sente dolori, si è già qui. Ok, sì, a posto. Fatti una. Basta non parlo, allora, se si bugga c'è la perda. Allora, comunicano la possibilità di congiungersi con Bravo e controllare la strada a nord della città. Ok, sei a posto. Ricevuto, andiamo per spiaggia, insomma. Sì, ce lo attivo. Check. No. Ragazzi, a posto? Sì, dov'è Levi? Ok, muoviamo per ovest fino a spiaggia. No. Mi sentite? Scout muove. Andiamo per est fino a spiaggia, pulita edificio per edificio, dobbiamo andare sul lungomare. Devil, vai, scout è già in movimento. Come? Sì, in copertura in attesa. Charlie in movimento. Vabbè. Occhio agli edifici, ragazzi, pulita di tutti. Un buddy entra, l'altro resta fuori a coprire. Devil, copertura, centro entra in questo edificio a fianco. Edificio libero.
Ricevuto, passate al prossimo. Un contatto down. Edificio libero, andiamo. Andiamo in questa casa 260. Vai. Pensa che ci conviene passare dall'altro lato, però. Scout a sud da voi, edificio in polizia. Tango sud ovest. Edificio libero, a posto. Vai, vai, vai. Controlliamo questa baracchina e poi a destra. Devil, resta sempre fuori in copertura e butta sempre un occhio verso centro per sapere dove siamo. Casa libera. Libero. Centro in direzione sud, mentre scout in direzione ovest. Check, andiamo. Ah, ok, state pulendo anche voi. Infatti, sì, per velocizzare. Seguivo scout. Questa è chiusa. Per non perdervi vista. Sì, sì. Dark casa. Occhio che scout sta uscendo la nostra visuale. Sto andando per dove? Ovest. Rischiamo di separare troppo. 117. Quella accanto. Quella lunga. Ci sono passate altre squadre, penso. Andiamo avanti. Questa è sempre chiusa. Eccoli. Questa avete controllato? No, questa è chiusa, cazzata. Ok, la Bravo dovrebbe essere in zona, cioè dovremmo ricongiungere sul fianco sinistro. Quindi andiamo per strada. Sulla destra, 320. Ok, andiamo a lungo strada, ragazzi. È una cassina che non è stata ripulita. Non vi dividete, non vi dividete. Jack Lo. Jack Lo. Doppia colonna senza spade. Movimento. Andiamo, sì, affermativo. Vai sull'altro fianco, Devil. Altro fianco? Sì. Occhio. Occhio che attraversiamo, eh. Ci sto un po' distante. Charlie attualmente su strada, stiamo muovendo per ovest. Sull'edificio sinistro. Okay. Ok, ripeti. Charlie. Ah, edificio, sì. User joined your channel. Un poco più avanti c'è un numero. Come? Occhio. La sinistra, stai giù. Mi è sembrato arrivasse a sinistra. Dark, probabile fuoco amico. Non penso, sembra un tiratore sul tetto in direzione centro, verso est. Est sud-est, penso. Tutti up, Scout Devil? Confermo, sì. Devil up. Nessuna visuale sui tetti in direzione est e sud-est, da dove arriviamo più o meno. Negativo. Domanda, la casa che si quando trova a 080 cima della collina, per casa nostra. Una radio a onde lunghe. Ripeti, non ho sentito. Basso. Casa cima della collina 080, per caso alleata. User entered your channel. Negativo. Sembra un ottimo posto per tirare lungo la strada dove stiamo passando. Nessun nemico. Nessun contatto termico, avanziamo. Scop. Andiamo. Eccolo. L'hai preso, Cla? Contatti lungo strada 180. David, tornate indietro, abbiamo contatti alla strada sud. Alla strada sud. Dark, non posso attraversare. Alta, alta, è alleato. Delta, qui siamo sotto ingaggio dal blu su blu. Fermo, fermo. Veniamo a darvi supporto. Infatti non c'è lo sparato. Negativo, negativo, errore di blu su blu, tutto a posto. Ah, ok, perfetto. Sì, era solo da farsi riconoscere, volevo quello. A posto, abbiamo risolto. Perché
io nel dubbio vi sparato, non è che... No, no, non rispondo. Se pensate che sia blu su blu, non sparate. Non sapevo se era blu su blu, ero... No, no, ok, ok, è solo da ricordarlo. Posso? Check. Dove sei? David ha già attraversato il camion. Andà. David, andate a casa due piani. Scout sta in copertura all'esterno su strada. Centro fa il piano. Dimmi. Ancora col visore, no? Quella bianca. Col visore, no, non c'è bisogno. È già giorno ormai. Procediamo alla pulizia dell'edificio. Affermativo. Ci mettiamo sul tetto, che dici? Centro è all'edificio Actual C e sul tetto. Si butta un occhio col termico, vieni qua. Devi stare secondo piano. Alleati. Casa due piani libero. Ricevuto. Congiungetevi su strada alla curva, fate il primo edificio sul fianco destro della curva e attendeteci. Ok, andiamo. La squadra alfa è già al benzinaio. E alleati sulla strada, direzione 180, a Noyer. È già praticamente giorno, se volete potete anche togliere il visore. Scusa, ne avete perso. Lungo strada, curva. Ero dietro di me, check. Non hai usato il rappel self? Procediamo a pulire casa. Charlie da Delta. Avanti Delta. Abbiamo ricevuto ordine da Socom di spingere e di velocizzare le operazioni, quindi muoviamo direttamente sui punti, nei rispettivi punti 2. Check ricevuto. Situazione? E lato check. Sud-est della città è libero. Cominciamo a muoverci lungo strada. Ricevuto, noi siamo alla curva ovest della passeggiata sul mare. Andiamo verso sud e poi e ci ricongiungiamo sul TX2. User in your channel timed out. Marcate un punto di rendezvous e vi raggiungiamo. Che area arriviamo tutti insieme? Affermativo, ho marcato un RV azzurro. Ragazzi, tutti up? Ok, velocizziamo, un buddy per caso, andate. Facciamo andare gli altri intanto. Vai. Ok, Leviathan, andate già alla casa successiva, quella azzurra. Pietro, ci sei? Sì. Vai, andiamo alla prossima casa. Torna su strada. Libero. Check scout, la casa al fianco destro della casa azzurra, quella in bianco. Vai Pietro. Libero. Perfetto. Casa successiva, scout, l'azzurra dei Devil. Libero. Qua 260. Sì, quella bianca 250. Libero. Check scout su strada. Casa bianca. Fuori. Casa bianca, sì. Ricevuto, proseguiamo. Ok, scout, guarda, butta un occhio in mappa. A sud-est abbiamo punto RV, Romeo Vienna. Andiamo lì. Romeo Vienna, raggiunto. Ah, sei qui. Mi confondo sempre tra scout e Devil. Ok, dobbiamo salire le rocce in pratica. Qualcuno ha tirato. Devil, bianco e pulito? Vabbè, alternativo casa pulita. Check, tutti su strada, facciamo la curva e poi andiamo sul punto azzurro RB. Okay. Due, vanno bene due. Scout muove. Vai. A posto. Devil in posizione. Sì, grazie. Ok, avanziamo. Pietro è già più avanti, vai. Pietro ha sbagliato a barre più avanti. Pietro, dietro di te. C'è un'altra squadra. Okay. Mi hai ripiegato sul centro. Venite, fianco sinistro strada, andate. Scout è già andato. Fate più attenzione ai buddy, ragazzuoli. Più avanti, lungo la strada. G,
Gira a sinistra, scout, andiamo sul punto azzurro. Tagliamo per macchia verde. Scout ha girato. Vai, David, a sinistra, andiamo. Destra. Sinistra. Prendi Lazaro. Ehi, amici Arianna. Interrogativo, pulisco case. Affermativo, una casa per Buddy. No, è a sinistra della strada. Oh, devi andare. Charlie, stiamo arrivando. Check ricevuto, abbiamo appena passato il RV munizioni. Casa libera. User in your channel timed out. Charlie sta pulendo il settore azzurro. Ok, andate. Scout questa casa gialla. David vai sul fianco destro. Fianco destro. Veicolo. David fianco destro, il veicolo alleato. Per rifornimento munizioni. Affermativo. Ragazzi, non confondetevi. Ricordatevi, Buddy, Pietro sei con Leviathan. Vai, scout, vai avanti. Devil. Charlie è tornato operativo. Che buttami un dire. Occhio all'edificio a 160. Questo dove è la stanza. User joined your channel. Disconnected from your channel. Ricevuto, Delta. Per rifornimento munizioni noi lo facciamo al punto rendezvous Delta Charlie. Sì, perché faccio spostare poi il brawler direttamente su quella posizione. Check ricevuto, stiamo controllando gli edifici in zona. Ok, ricevuto, ottimo. Pulito. Andiamo qua. Perfetto. Ok, scout, presidia il capannino bianco a 69 sul punto azzurro. Devil al secondo piano della casa gialla. Ok, munizionamento ce lo portano qui. Perché non ci conviene prendere posizione in copertura verso giungla, perché siamo sì. Davanti. Andiamo anche noi sul secondo piano. Centro, procediamo a ripulire una casa prima di salire. Ricevuto. La casa a due piani è già stata pulita, David. Ah, quella laggiù, perfetto. Perfetto, tenete un occhio in direzione sud-est, verso giungla. Charlie, prova in arrivo insieme a squadra delta. Fuori. Ricevuto, siamo in posizione in copertura. Attenzione, arriva il prowler alleato, quindi occhio a non sparargli. Diamo un occhio col termico, ma non è che si veda granché. Libro. Ok, l'audio torniamo giù. Buonasera. Buonasera. Hello. It's me. Rimaniamo in posizione qua sopra. Affermativo, state sul balcone e cercate di tenere occhio a sud-est. Eccoci. Ecco, Delta è arrivata. Perfetto. Sta avvicinandosi. Ok, abbiamo già guardato tutti questi edifici. Da qui andiamo dritti per giungla. Sei ferito, Ross? No, non credo. Sì. Braccio. Sì. Ok. Ok. Bob, da qui andiamo dritti per giungla per la zona 2 poi. Sì, dobbiamo cercare di muovere un po' veloci. Sì, a questo punto sfruttiamo la giungla e andiamo via. Va bene. E allora le opzioni sarebbero due, o ce la facciamo per quest'area oppure controlliamo quegli edifici, perché passare in mezzo a una vallata posso andare un attimo al brawler per vedere l'inventario? No, io quasi quasi andrei per gli edifici. No, andiamo a parlare a quella più est, quella ovest, esatto. Sì, sì. Se no ci dividiamo con anche la Charlie, vado agli edifici e poi taglio, perché dobbiamo cercare di tenere la strada pulita per il carro. Va bene, allora se preferite possiamo anche dividerci Delta e Charlie, così controllo gli edifici e poi vi raggiungo sul 2. Ok, perfetto. Facciamo così. Perfetto, quindi voi vi centro al Devil, chiediamo permesso di andare a fare il fornimento brawler. Va bene. Ok. Così state un po' più coperte e state tra le squadre. Jack, lo sei tu davanti al tavolo. Ok, ci riforniamo e andiamo. Il brawler, ci muoveremo in due. Beh, c'è uno che sta sanguinando. Zona più a ovest dei due cerchi fatti da Solver. Mentre squadra Charlie si muove. Scout, rifornitevi. Chi ha sparato?
No, è partito un colpo. Perfetto. Scout, rifornitevi. Quando siete a posto, comunicate. Devil scende a rifornirsi. Sky, Claudio, andiamo. Scout, fornito. Alfa, come ti metti? Perfetto, Devil, scendi pure, riforniamoci. Dark, se vuoi, ho due GL per te dopo. Io non ho GL. T7, T7, T7. Venite qua. Non c'ho largo. Ce l'ha... No, ce l'ha... C'è la Jack, lo GL. Alfa è praticamente solo tutto 2, quindi dobbiamo cercare di accelerare un po' tutto. Ecco, no, ho sbagliato, ho messo giù l'arma. Anche se volendo, dovete portarlo ancora da qualche parte, sto carro, oppure lo possiamo svuotare. A sto punto, lo portiamo ancora piano, andiamo direttamente sulla zona ovest. Jack, lo teniamo più, per arrivare a Solder. Ripete, comunicazione negativa. Abbiamo ho avuto comunicazione da Alfa che loro sono già arrivati praticamente sul loro punto 2. A sto punto tagliamo direttamente per l'altra area ovest, quella che avevamo diviso, e tenendo un occhio sugli edifici. I caricatori si sono fatti però tutti. Però non facciamo il doppio passaggio perché non abbiamo la roba medica e così finito. Check ricevuto. Quindi salto gli edifici, vengo direttamente a ovest. Sì, sì, andiamo direttamente insieme sull'altra area. Ricevuto, allora voi state più su strada, noi ci prendiamo la cima, così tengo d'occhio comunque il fianco. Perfetto. Ok. Appena avete rifornito tutti, muoviamo subito. Ok. Sì, si sono già fregati tutte le munizioni, quindi non c'è molto da rifornirsi. Siamo ready. Dimmi. Ottimo. Tanto conoscenza è un modo bene, possiamo muoverci. Con GL. Ah, vabbè. Che hai rifornito. Perfetto. Va bene, ragazzi, riforniamo Buddy, andiamo per linea azzurra, quella più a est. Ricevuto. Seguiamo freccia gialli su linea gialli. Charlie. Ok, noi cominciamo a muovere sul nostro vettore, così controlliamo un po' la giungla. Sì, giungla. Ragazzi, vi mettete in linea come Scout e Devil, noi vi stiamo dietro. Andiamo per sud, 170. Scout, sulla destra, sulla sinistra. Devil, fianco destro. E Charlie, andiamo in movimento. Affermativo, noi stiamo andando per vettore Charlie. Ok, arme su automatico, fate una linea prima di entrare in giungla, state un po' larghi. Tutto quello che è in giungla è nemico, fianco destro c'è l'altra squadra ma stava un po' più lontano. Da vai. Seguiamo la linea azzurra Charlie, occhio al fuoco. Evitiamo le GL troppo vicine ragazzi o ci ammazziamo da soli, mi è già successo per colpa mia. Charlie, mi comunica sono già verso il punto Task Force 3, quindi muoviamo velocemente anche su noi su 3. Ricevuto. Ok, andiamo anche in piedi ragazzi. La task force Alpha non si è fermata a fare nulla, ha preso e tirato avanti, è già sul punto 3. Come? Ma sei su bassa voce, non ti sento. E già sta ingaggiando a quanto pare. Sì. Sta tirando giù un'altra volta, no? Scaro trovato al punto Charlie. Ricevuto, ci riassestiamo e ripartiamo. User entered your channel. Come informazione d'arco. Proseguiamo sempre su linea azzurra. Dimmi. Ricevuto, scatto muove. Siamo in posizione, cioè, se vuole Charlie. Ok, andiamo. Scout si assesta al terreno. Sì, 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 adattatevi al terreno. Vai. Riuscite a scavalcare? Abbiamo un sentiero. Ma lol. Occhio. Qui si scavalca tranquilli. Dobbiamo riallargare. Mi piace da nuovo. Ok, riallarghiamo sulla destra. Dark complesso per nord-est 54, piccolo compound. Affermativo, è stato deciso di saltarlo. Andiamo avanti.
cavare tutto tranne che si sia visto un combattimento in giù, guarda. Beh, non è neanche così male, siamo in alto, siamo ben coperti tra rocce ed alberoni. Avremo la meglio. Beh sì, ovviamente, non sarebbe in pendenza, non avremo sì, nessuno. Non siamo noi quelli sotto, insomma. Beh, oddio, se ci arrivano da est, no. Siamo a pari livello quasi, comincia ad alzarsi adesso. Se arriviamo da sud, siamo nella merda. Scout è arrivato alla fine. È sotto strada. Ricevuto, seguite linea nera, attendete David al centro. Da qui ci muoviamo a bassi. Mi dirigo a punto TF di 3. Affermativo, tieniti una cinquantina di metri sul fianco della linea nera. Stiamo più un pochino più dentro giungla. Delta qui, Charlie, siamo su Whiskey Papa Actual. Ok, ricevuto, noi siamo un po' più indietro, stiamo raggiungendo. Ricevuto, siamo un po' più interni a giungla in modo da verificarla meglio. Perfetto. Seguo il percorso nero diretto fino a TF di 3. Ripeto, è un contatto. Alt. È un contatto, sì. È Sysat. Sicuri 100%? Sì, è fuoco. Abbiamo squadra alleata lì davanti, occhio. Io non lo vedo. Stop. Stop, ragazzi. Stop, cessate. Pietro e Leviathan colpiti, GL. Claudio, ci hai mancato poco e ti piassa anche a te. No, dallo schieno mi sento una roccia. Gatto 1 a terra. Lo porto qui. Resta coperto, Clate, li porto io. Sentito quel rumore? Quello è una... Domanda, sa fare Carlo? Considerato il rumore che fa, direi di sì. Ti sto portando Pietro. Fai un actual intanto che te lo sposto qui dietro, così la Delta sa dove siamo. Delta qui Charlie, attenzione al fianco destro di strada, dei contatti ci hanno ingaggiati e colpiti. Ok, ricevuto, stiamo viaggiando sotto strada. Ma quella di dove cavolo siamo? Siamo dove si congiungono linea azzurra e linea nera, fai mezzo quadrante a destra. Adesso che finisco il bendaggio. Guarda, con che velocità. Tac. Beh, più o meno là. Medico, scout terra, lo porto da voi. Scout. Check. Charlie, mi contatti da 223 rispetto alla nostra e alla vostra posizione. Ricevuto. Argento. Ah, siete a Delta, perfetto. Avevo scambiati per l'Alfa, la Bravo. Siamo qua dietro e ci hanno colpiti. E occhio anche un po' più a sinistra, verso il 190, c'è arrivata GL da laggiù. Colder, vi serve un medico? No, ce li abbiamo appena riassestati. Occhio solo a 180-190, okay. Ci sono arrivati un paio di GL dalla macchia verde. Bob, sono arrivati da GL che vicino alla 180, vieni con te. A posto? La morfina te la sei meritato, dai. Ragazzi, potete fare anche da sole la morfina, eh? Ma io non ne ho più. Ah, ok, prendete dallo zaino medico. Quello di Pietro però, mi raccomando. Sì, effettivamente è sempre a terra, lui ne ha ancora. Ok. Per chi sopravviva, lui no. Ferma che stai sanguinando ancora. Fagli la gamba, io gli faccio il braccio. Così siamo a posto. Delta qui c'ha l'interrogativo, il tank è andato? Il tank aveva un fottio di munizionamento e poi l'alfa si è presa dal tank, dal veicolo. Male. Martina, te la faccio, deve, quando si... Anche due, fagli... No, il sangue siamo a posto, sì, che culo. Direi che è andato. Due, guarda, ricevuto. E ho anche una comunicazione che a 1100 e 0450 abbiamo la squadra alfa comunque in terra. Ricevuto, bravo ed eco. Chiama Rider, tacco. Ragazzi, pristinate i buddy. Scout punta per 110, occhio che è vicino un avallamento. Devil, tieni l'occhio fianco destro.
Ricevuto, vado fu, vado fino a Task Force Delta 3 e poi devio per Ovest. No, no, sto bene. Interrogativo, puoi farmi per Ok, possiamo sicurezza un andare. actual delle A, Scusa, ma dell'Alfa e della Bravo ultime posizioni dimmi quindi le conosciute? vendite nel tuo zaino. Sono Ok, con ricevuto, zero faccio in marcare. tutto. Sì. 3, 2, 3. Allora, aspetta, come cazzo si faccio No, io? no, ho preso, preso, ci ho preso. Ha preso Ho lui, appena tolto lui non ha lo il zaino, quindi non puoi interagire telefono. su di Giusto, lui. giusto. Ok, Ok, proseguo. ragazzi, proseguiamo sul percorso. Tenete d'occhio i fianchi, soprattutto sinistro. La Alfa abbiamo conferma che è tutta down. Bravo ed Eco non rispondono, stanno entrando sul fianco destro della strada. Quindi occhio. Non vi perdete, Formazione interrogativo. eh? Formazione stop, così ci Rilevi tutto. riassistiamo un secondo. Squadra alta. Ci siamo? Charlie, noi abbiamo attraversato e ci dirigiamo verso Radio Tower. Colonna. Check, ricevuto. Noi stiamo ancora tenendo fianco sinistro fino al punto 3, dopodiché veniamo verso ovest, verso di voi. Affermativo, teniamo colonna e tenete distanza visiva. Cercate di stare più distanti possibile, ma in visuale. Vai pure, Scout scout. Andiamo per sud-est, parallelo alla linea nera, fino al punto TF di 3. un attimo. Devil, Ok, tieni adesso d'occhio il fianco sinistro. è incollato. Buttate un occhio al fianco sinistro mentre vi muovete. Evitiamo di stargli troppo addosso. Delta, se avete bisogno, chiamate e noi torniamo. Check. Ci sei, Cla? Claudio, ci sei? Ok. Sempre bassi, ti chiamo lì un consumatore per stamina. Al Charlie a 50 metri da Task Force Delta 3. Ricevuto. Ricevuto, attenzione ragazzi, prima di scollinare chiamate sempre un alt o una linea. Vai pure. A posto? Allora, seguiamo il Non percorso manca verso ovest, altro. scout. Dove è finito? User Ah, ecco. disconnected from your channel. Scout, Giù qua. qua c'è il percorso, Dimmi. andiamo verso ovest. Ti faccio linea azzurra. Verifichiamo X-ray, magari andiamo un pochino più a sud. Nord, scusa. Verifichiamo X-ray e da lì andiamo per ovest. Vediamo prima il Ricevuto. punto X-ray. Scout muove. Una bella salitina. Sì. C'è clou? Ovest, ovest pieno. Sempre per passo di colonna. Sempre, affermativo, sempre colonna. Qui Charlie, muoviamo per ovest da TF di 3. Traversiamo. Seguiamo per corso azzurro. Ok, ricevuto, ho appena avuto comunicazioni da Bravo ed Eco, loro sono su Radio Tower, ma sono Sento praticamente spari quasi anche. tutti a terra. Ricevuto, se confermano User necessità disconnected from your medica, channel. andate voi o noi? Stiamo muovendo noi verso di loro e voi provate a buttare un occhio direttamente su George. Ci proviamo, verificato. L'Alfa? Occhio, verificate la strada, cerchiamo di non esporci finché non Purtroppo siamo abbiamo messi conferma. veramente da panico, Charlie.
serve, serve aiuto? No, nel senso che purtroppo siamo rimasti su solo noi. E spari verso ovest. Ricevuto. Gli spari sono la barra e la eco che sono quasi del tutto sopraffatte su Radio Tower. Verifichiamo la strada, dopodiché attendo per gli ordini per andare più a nord. Cioè più a ovest. Sì. Attenzione, sono ancora vivi quelli a terra, Verifica, scout verifica Devil Cop. Muovono la testa, controllate. Qua avevo Shadow a terra. Ok, tirate l'incopertura verso centro e li tiriamo su. Delta qui Charlie, abbiamo trovato l'equipaggio del tank. Li resistiamo e li facciamo aggregare alla nostra squadra. Possibile okay, contatto 160, mi sembra di vedere un movimento, forse sono solo le foglie. Devi ricoprirci, noi porto questi cadaveri da voi. Sì, portateli qua dietro. Arriva qua più avanti fino a scollinamento. Dimmi, scusa, Gran. Per niente. TL, se vuoi ci mettiamo a lavoro due medici. Intanto portateli dietro. Uno medica uno, uno medica l'altro. Claudio, tu stai. Controllo se ci sono altre persone. L'equipaggio era da tre, dovrebbe esserci ancora un terzo operatore. David, comincia a riassestarli. Vado su Shadow. Check, Leviathan. Check. Vai a riassestare l'altro. Che cazzo è? Lei riassesta l'altro, fai Federico. Tenete d'occhio in sì? Direzione 140, in mezzo agli alberi. Ci sono dei cadaveri, ma mi è passo di vedere muovere il cadavere che abbiamo proprio qua davanti. Ok, Claudio, so coprimi. Claudio, coprimi. Leviathan, pensa a Spencer. Se sentite sparare, mollate le medicazioni, coprite. Giusto. Chi è quello lì? Ah, sono alleati, 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 assur- manca il terzo carrista. Ce n'è uno qui. Quello davanti a me. Che cos'è? Ah, nemico. Nemico, a posto. Anti-tank. E qua che ho portato fuori il carro, sto qua. Prenditi il lanciatore mentre ci sei. Solo il lanciatore. Siamo medikit, morfina. Siamo morfine, bendaggi. Morfine, bendaggi, granate e andiamo. Mica fumogeno, lo prendo. Hai prendita che sono già pesante. No, sbagliato. Ok, T7, dai un'occhiata. Lì avete controllato, non c'è proprio. Non c'è proprio, controllato verso sinistra qua. Uh-huh. Per controllare verso destra adesso. Sì, prova a buttare un occhio. Roger. Eccolo. Un attimo. Ha lasciato due missili anticarro. Il peso purtroppo è quello che è. Se hai spazio tu da portarlo dovete stare sotto i 40 kg. Dark, ho una preoccupazione, ma se quelli stanno ingaggiando dietro di noi, se respingono la forza viene contro di noi, no? Dietro di noi non c'è nessuno, davanti a noi. Ma no, sono verso ovest. Davanti a noi stanno ingaggiando ancora. Verso ovest, Romeo. Quindi sono dietro alle nostre spalle. Noi siamo No, ovest, il nostro fianco destro. In realtà è sud-ovest noi, per essere precisi, seguendo linea azzurra. 253. Stanno laggiù, Claudio. Ne hanno da farsi in discesa e la delta sta muovendo verso i loro. A posto, Shadow? Dimmi la diagnosi. Shadow? Dimmi. Ok, a posto? Sì, ma... Vi aggregate a voi. Vi aggregate a noi per adesso. No, ma Grego... Sono attaccato col telefono. Comandante, qui squadra, bravo, avanziamo da quando sono crashato, adesso sono collegato col telefono. Tendo secondo. Scrivi adesso Steam, attendi secondo. L'ho fatto, non mi risponde. Buongiorno, Fefox. Benvenuto. Ok. Tenete d'occhio, per adesso fate spada, Shadow, stiamo solo un attimo in posizione. Scout? A posto, niente? Che c'è? Ah, perdonami, ma purtroppo sto crashando. Scout, butta un occhio in direzione sud. Devil verso ovest, spada verso est. Spencer, Shadow, per adesso state un attimo come spada, tanto siamo fermi qui. Controllate verso est.
Ok, intanto scrivo radio. Verso ovest, Leviathan. Sì, allora, vi tiro giù, si devo staccare. Ma la cosa che vola fa? Shadow e... dov'è Spencer? Ma il tuo davanti. Il vostro terzo dell'equipaggio che fine ha fatto? Ce l'ha lasciato come comandante. Quello come quello dei 9GU. Ragazzi, e poi l'altro era di là. Di là? Ok. Leviathan è già andato di qua. 2 gradi 300. A 350, 350. 350 Pietro, nord, nord pieno. Ok. Delta qui c'è, le ricevete? Merda, mi sa che hanno fatto anche la Delta. Qualcuno su canale 8 riceve? Delta qui c'è, sì, 8. Ti ricevo Charlie, ero giù, mi sono appena risvegliato. Check situazione. Attenzione. Abbiamo ancora Alfa a terra. Charlie era andata giù quasi, Delta era andata giù praticamente tutta, a parte un medico per fortuna. E Bravo ha appena fatto il regroup su di noi, quindi praticamente siamo tutti sul punto. Ragazzi, Alfa. Sono troppo mucchiati però. Ricevuto, Echo e Alfa sono ancora a terra? Sto cercando di capire Echo dov'è. Ricevuto, noi siamo sul punto tank, abbiamo ripristinato due degli operatori. Veniamo verso Radio Tower Romeo, andiamo per la polizia, o hanno già fatto? Manca solo squadra Alfa, mentre Bravo ed Echo sono su. Ricevuto, serve assistenza medica o proseguiamo lungo strada? No, riusciamo ad arrangiarci noi. Adesso vi mando Bravo e Echo verso la vostra direzione. Ricevuto, avanziamo un po' per copertura migliore. Andiamo fino al punto Charlie 22. Vado a segnare in mappa. Ok, ricevuto. Mezzo dell'alerta dark. Mezzo nemico. Delta qui Charlie, siamo in ingaggio per mezzo nemico sul punto VP actual. Ok, ricevuto. Ma dai, un caricatore vuoto avevo. C'è un... un veicolo gommato, se è riuscito a sfuggirci lungo strada, è andato verso l'aeroporto. Ricevuto. Negativo, Pietro up. Sono gli scout, dimmi. Adesso stacco, vi lascio la roba per terra. Va bene. Intanto faccio escre spawn che parlo un secondo con Rider. Sì. Intanto ti rubo il portafoglio. Lol. Anche il fucile che c'ha un bel caricatore, penso. Che caricatore usa il tuo? Perché li ho finiti. Ah, grazie. Abbiamo finito i caricatori, le fumogene ci fanno sempre comodo. Dark, quello nostro. Torna, Perfetto, hai ancora morfine o... nel vestiario? No, fidati un secondo. Vai, resta in mutanda, bello. Oh yeah. Ah beh, non troppo. Avete qualche caricatore per me? Perché ne ho veramente pochi io. Ho già preso tutto io, adesso ve li passo. Ho due... ma ne aveva tipo due, quindi... 5 servono bender. Ok, Clara, resta qui. Ti porto il grazie. Anche le morfine ti ho buttato così. No, ragazzi, non buttate a terra che rischiate di buggarle. Prendete direttamente dallo zaino dell'altro. Ok. Allora, Jeclo, torso. Ma qual è lo stato della squadra? Me ne stavo occupando io che sono anch'io medico. Ah, perfetto, ha bisogno di almeno 1000 di sangue e un paio di morfine. Gli faccio io le morfine e buttati direttamente sul sangue. E non abbiamo sangue nei medici carristi. Ok, ricevuto. Claudio serve un paio di sangue su Jeclo. Va bene, ripristiniamo i buddy sulla strada, ragazzi. User disconnected from your channel. Ah, la testa rossa, pindoli. Ok, vai, non l'avevo vista dall'albero. David, a posto? Ok, buttate un occhio e forse verrà qualcosa di utile e andiamo su strada. No. Quando vedete un mezzo di quel genere tiratevi una GL contro, così fate subito tutti. Sì, sì. L'ho preso di striscio per quella GL. Va bene.
Charlie, ho fatto switchare anche Bravo ed Eco su 8 corti in modo che potete coordinare. Noi possiamo recuperarlo per necessità. Ricevuto, Bravo Eco, ricevete? No, 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 che viene fino a sto costiro sullo zaino. Ah, comunque spero che arrivi in un Speriamo, l'importante è trovarli. Se hanno bisogno, bene, se no andiamo avanti. Ok, io sto mandando comunque il mio team più le due squadre per affrontare quel veicolo. Il veicolo è già sfuggito, ormai sarà già arrivato in aeroporto. Da Radio Tower Romeo dovrebbero essere tutti colpibili con i lanciatori. Ok, perfetto. Jack, lo è a posto? Ultima sacca. Quante ne usate? Uno da 1000 e uno da 250. Ok, fate anche solo uno da 1000. Se non è a posto, scriviamo a Raida. È andato a poco sangue. Ok, a posto. Sparano qua, ragazzi, sparano qui. Occhio. Sparano da noi, padre. A tutte le squadre su canale 8, cercate di fare degli actual in mappa in modo da facilitare i soccorsi. Delta, siete voi sotto ingaggio? Negativo. Ok, devono essere Bravo Eco, sono a ovest della nostra posizione, circa 200 metri. Ragazzi, appena vi assestato Jacklow, cominciamo a muovere in direzione ovest. Sono Bravo ed Eco che sono in ingaggio. Cosa si riuscì alle morfine come se fosse niente? Sì. Oh, è andato su. Robin, Spencer? Grazie. Spencer, tu sei medico? Mamma sì, mia, ma che non ho roba. Hai adrenalina? No. Perfetto. Allora, per adesso sei solo un bad di spada. Hai i caricatori? I caricatori ne ho 3. Perfetto. Per adesso sei da solo, sei in bad di spada, ok? E chi è spada? Tu. Solo io, ok. Ok, scout direzione 230, cominciamo a muovere colonna, David a seguito. Dimmi, Fede. Scout muove. No, no, negativo, negativo. Ok, segui David. Aspetta. David, sono Leviathan e Pietro, stai dietro. Ragazzi, a Pietro un po' distante. Un check radio per il aggiuntivo, spada Bravo. Raggiungo Romeo, interventivo. Bravo, qui Charlie, ricevuto. Un attimo che mi levo il berretto da garrista. Ti conviene tenerlo che ti fa copertura. È una protezione in più. Parla per radio, metti su gridare. Andiamo, Cla. Sempre basso. Bravo, qui Charlie, ricevete? Ecco, qui Charlie, ricevete, corte 8. Sibili contatti per sud, per nord ovest, ovest, sud ovest. 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 Sì, li stiamo girando un pochino più dall'alto, è meglio. Vai pure, Spencer. Ripeto, check radio sul canale 8, mi ricevete, passo? Affermativo, qui Charlie, ricevi? Il canale relativo. Canale 4, canale 4. Spencer, canale 4, canale 3, scusami, il nostro. Check, Spencer. Bravo, qui canale 8, ricevete? Check. Ti ho perso. Lo segui su? In collina, ti vedo. Destra? Destra dell'alberone? Charlie, hai solo Bravo vicino. Eco alla fine era tutta giù e la stiamo recuperando adesso. Ricevuto, stiamo muovendo in direzione della Bravo, sentiamo gli ingaggi. Noi stiamo per muovere verso Romeo in modo che così sì, sì, attaccato. Eliminiamo la radio tower e cominciamo a ingaggiare sull'aeroporto. Ricevuto. Siamo quasi su Romeo. Occhio allo scollinamento, Romeo in teoria è ostile anche se ci sono squadre alleate. Cerchiamo di fare il giro a destra delle rocce, dobbiamo andare verso Bravo. Siamo scoperti, fianco sinistro. Ricevuto, torno dentro. Cerca di girare a destra il prima possibile. Già girato. Perché qua si vedono fin dall'aeroporto su Romeo. Anche da radio, anche da Romeo, esatto. Ok, da qui punta in direzione 330-340, cerchiamola Bravo. Segui gli spari, insomma, dobbiamo trovare l'altra squadra. Occhio al fianco sinistro per spada e Devil. Bravo, qui Charlie, corte 8, ricevete? Occhio, 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 chi è quello? Devil, 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 a destra, a destra, a destra. Verso 330. Verso 330, Leviathan.
330? 330, segui scout. Ok, sì sì. Bravo qui Charlie, corte 8 ricevete. Delta qui Charlie, siamo appena passati vicino a TFA3, stiamo muovendo verso nord. Ci sparo. Okay, ingaggio da sinistra da Romeo, siamo in ingaggio dal punto Romeo. Ok, direzionarsi per Romeo, 231. Check. Non so dove, ma c'è cecchino. L'ho visto. Tango battuto, cima della torre. Ricevuto. Ormai ci hanno trovati, ragazzi, in linea, pronti a scollinare per andare a Radio Tower. Claudio? Sto dietro l'albero. Ok. Linea per 234, ci siete? Ci siamo. Pensa a fianco sinistro. Dov'è scout? Punto. Scout a vostra destra. Ok, attenzione. Ok. Fede ha colpito. Chi? Federico Spencer. Ok, chiamo Spencer, please. Sto scendendo. Bravo. Tango down. I fumogeni sono i miei, eh? A posto? Fatti una benda con Claudio e avanza. Avanziamo e puliamo. Sto fuoco. Possiamo pulire. Contatti con alle spalle, attenzione. Prima di scollinare. Contatti alle spalle, 355. Squadra Bravo, il nostro obiettivo, confermate Charlie 22 ancora, passo. Cessate il fuoco, alleati, alleati, alleati. Alleati, 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 alleati. Facciatevi con direttamente. Ragazzi, ripristinatevi. Abbiamo fatto il gruppo l'attack force alfa in questo momento. Sono gli alleati alle spalle. Noi stiamo muovendo verso Romeo. Trascino indietro. Claudio, ci sei? Ok, hanno piatto. Colpito noi anziché gli altri. Occhio, ragazzi, avete fatto blu su blu. Sì, a posto, ci stiamo ripristinando. E ancora un paio di contatti su Romeo. Noi stiamo andando in cerca della Bravo. Cerca della? Della Bravo. Siamo noi la Bravo. Ah, perfetto, vi stavano cercando. Va bene, Romeo è tutta vostra. Fianco sinistro è libero. Oh! Ragazzi, situazione Buddy? Scappo uno a terra, mi serve un medico. Ok, portiamo a Claudio. Portiamo un po' indietro a Claudio, verso le rocce, dove c'è l'altra squadra. Claudio, vai alle rocce dove c'è l'altra squadra, verso 20. Vai Davide, metti il Davide con Giardino. Devil, ricevi? Spencer con me. Affermativo. Avete bisogno qua? Indietreggiamo, venite verso dietro a sinistra. Ok, sono qui. Venite. Ok. Comandante, noi siamo da... Occhio ragazzi. Sì, noi vi aggiriamo dal fianco sinistro. Quindi occhio al fuoco. Ragazzi, indietro. Fede, a posto. Ragazzi, allargatevi a 60, lasciamo spazio. Noi siamo sulla torre radio Romeo, passo. Allargarsi a 60, lasciamo spazio di passare alle squadre. Ok, ricevuto. Pietro, prenditi quello che ti serve, Spencer, togliti la strada. L'obiettivo è sempre l'abbattimento della torre, passo. Non ti ho copiato, puoi ripetere? Ci conferma che l'obiettivo è abbattere la torre radio, passo. Affermativo, stiamo facendo tutti up su quella posizione. Ok, allora siccome da quello che sapevo, ragazzi, spostatevi a 90 verso l'albero grande. Attendiamo ordini, qui siamo qua in posizione sulla torre. Cominciate a piazzare le cariche intanto, poi tendete a far brillare che abbiamo fatto il gruppo. Affermativo. Io sto dietro, Flipper, vai avanti. Siamo ammucchiati. Andiamo sulla roccia di Charlie 22. Scout. Tutti up, ragazzi. Colonna 160, andiamo per Charlie 22. Non superare il roccione. Perfetto, ci stiamo muovendo un po' più a est. Dal Romeo c'è tutta una vallata e si vede verso l'aeroporto. Se butti un occhio in mappa, la zona che ti vado a cercare in viola è quella che non riusciamo a vedere. Ok. Quindi appena oltre qua non si vede. Se c'è qualcosa non lo vediamo. Stesso vale per la strada nelle curve. Da lì sopra però riuscite a vedere più o meno tutto. E che facciamo? Rimaniamo o cominciamo a muovere per il punto 4? Facciamo un attimo regruppo insieme a tutti. Sì. E cominciamo a fare. Modifichiamo leggermente il piano in base a quello che vediamo da Romeo. Ok. Con Charlie mi piazzo un pochino più a sud. Sì, sono mischiate tutte le comunicazioni.
posizioni, stanno ritornando a smistarsi. Sentite anche voi il veicolo? Mm-hmm. Perché Bravo si è sganciato, poi si è sganciata Eco, poi si è sganciata Alfa, è un casino. Ricevuto, attenzione, c'è un possibile veicolo su strada in avvicinamento. È un velivolo, un visolo. Ok. Elicottero nemico. Elicottero nemico, fai ritirare tutti da Romeo. Tutti a terra, non muovetevi. Ritiratevi da Romeo, elicottero nemico in arrivo. Ripeto, elicottero nemico in arrivo. Uscite da Romeo subito. Fede, vieni. Tutti a terra, non fatevi vedere. Claudio, vieni avanti. Spencer, avanti, verso 150. Ok. Delta interrogativo. Noi abbiamo una... Però c'è una copertura, anzi. Sì, sì, sì. L'altra squadra è qua dietro. Delta interrogativo, qualche squadra con l'antiaereo ce l'abbiamo? Ragazzi, dove è andato il Vitol? Direzione 300. L'elicottero si è allontanato, è solo passato su Radio Tower. Ragazzi, c'è un veicolo qua sotto su strada. Ricevuto. Attenzione, veicolo nemico su curva sotto Romeo. Vado a segnare in mappa. Lo segno io. Vai. Ride e Dark, il nostro veicolo che ci ha sparato prima. È il veicolo down, infatti. Il contatto è down sulla mitragliatrice? Sì, vuol dire che l'ho abbandonato. Non sono mai abbandonati del tutto. No, è down. Tutto, tutto. Eh sì. Delta qui Charlie, ricevi canale 8. Attendi un secondo. Chi è che ha scracciato contro la mia spalla? Allora, controllate la giungla a fianco al veicolo. Potrebbero girarci intorno a qualunque modo. Scout, Devil, tenete l'occhio a fianco est. Il veicolo è quello che ci ha colpiti prima, è stato abbandonato, quindi il contatto è riuscito a fuggire a piedi. Non vediamo cadaveri in zona, è possibile che ci tendano un agguato sotto su strada. Ok, ricevuto. Cominciamo noi a muovere verso il punto TFV4 e intanto Task Force Alpha fa saltare Radio Tower e mantiene copertura sulla zona. Check ricevuto, occhio ai fianchi sulla giungla dal veicolo, l'ho segnato in mappa. Ok, perfetto, noi ci muoveremo dall'altro fianco. Ricevuto, per la Charlie la muovo sul punto TFD4 quindi. Se il termico viene vede nulla. Perché? Cosa? Non ho capito che detto. Vediamo se il termico vede qualcosa. C'è una fumogeno frontale per 225. Sì, sono gli altri che stanno scendendo. Sono alleati che scendono. Tutti a terra, elicottero in arrivo. Elicottero. Vediamo se me lo fa agganciare, ma... Stare qui. Speri che la faccia a terra. È possibile tirarlo giù oppure no? Trasporto truppe. Non ingaggiate. Doppio. Doppio. Indietro, lontani da me, lontani da me. Dark. Le magie degli anti-tank possono prendere anche gli aerei. Il problema è che è più difficile l'aggancio. Delta interrogativo, anche Charlie muove.
Andiamo quindi per TFD4, teniamo lato giungla. Sì, affermativo, andate su TFD4. TFD4. Ricevuto. Scout, pronti, muoviamo in direzione 150, linea azzurra e a Charlie 4 occhio all'ingaggio su edifici. Puliamo la zona. Scout muove, avanza di colonna, ho provato l'altra squadra qui. Come? Che squadra sei, Beck? Non Charlie. Charlie. Sì, Delta, scusa. Charlie, Delta. Stockholm ha dato comunicazione di muovere appunto Ah, verso l'aeroporto, quindi sì, è loro il sono TFD4 che non arriviamo. 010-042. Ricevuto. Dovrebbero essere questi sul fianco destro, direzione 230 che scendono. Oltre l'albero, li hai visti? Sono 230. appena oltre scollinamento, stanno scendendo a Elicottero che ha 230. scaricato truppe. Ok, vado in quella direzione, grazie. Niente. Scout, fermatevi quando siete su strada. Check. Siamo arrivati in strada. Devil è con te? Confermo. Spencer? Bravo, ok. Questo è un tronco. Anzi, confermo. Check, attraversate strada e aspettateci appena in giungla. Occhio che la giungla è ancora da verificare. Ci saranno sicuramente contatti. Devil, vai pure. Andiamo. Caricatori, siete messi bene? Uscire con fa per lui sopra l'albero. Andiamo. Spari sulla Sai che destra. proprio sta tirando adesso. Ma non ha nulla. Teniamoci più o meno a delta. Seguiamo il percorso azzurro. Scout, stai sul percorso. Devi stare allargato sulla destra. Centro, sta allargato a sinistra. Scout, concentrati frontale. Devil, tieni d'occhio il fianco destro. Scout, vai pure. Ricevuto, siamo su linea azzurra, appena passato l'incrocio con la linea nera, stiamo andando verso sud. Interrogativo, voi dovete ancora passare strada? Perfetto, Stiamo attraversando strada adesso. ricevuto, occhio davanti, siamo noi. Ricevuto, attendi Devil e ingaggiate insieme se serve. E la polizia blu intero. 100 si muove sul fianco sinistro. Affermativo, Noi fianco Charlie destro alleati. stiamo viaggiando leggermente più a sud Affermativo, rispetto alla fianco linea destro rossa. alleati. Ricevuto, noi stiamo arrivando adesso ai compound, stiamo per pulire. Devo cambiarmi tasto. Libero. Charlie, vi vedo. Check. Compound liberi. Perfetto, direzionatevi per sud-ovest. Sud-est, scusate. Sendiero, a sinistra. Riprendo percorso su linea blu.
Affermativo, aspettate a muovere. Attendiamo l'altra squadra. Eccovi. Sì, tutto pulito. Qui è tutto pulito. Capo squadra? Allora, Charlie, ho marcato un nuovo punto TF di 5-1. E direi di muoverci verso quella posizione e cercare di far fuoco sull'aeroporto. Check ricevuto. Se, vado a marcare un secondo punto in modo da prendere più visuale. Dai, lascia che tag ci... Ehi, devo fare a bordo, giusto? No, Bob, qua dietro. Interazione su uno di noi. Sì, sì, sì. Allora, dicevo, magari ci mettiamo una squadra proprio qua che vede l'aeroporto per lungo e l'altra un pochino più affiancata in modo da prendere... Perfetto. O in alternativa, una direttamente sull'affiancamento e una ai compound in modo da prendere gli hangar. Io andrei sul compound. Quindi la seconda opzione? Sì, sì. Ok, fate voi copertura. Quanti siete voi? Noi siamo in 6. 6, siamo 6 anche noi. No, noi siamo? Ah, Spencer è con noi, giusto, 7. Come volete, è più o meno indifferente. Chi copre e chi avanza? Noi rimaniamo in copertura, quindi noi ci mettiamo in... D1 sì. E voi mettete e andate invece su C1. Va bene. Okay. Schermo. Va bene, seguiamo percorso azzurro, cerchiamo di non farci notare dall'aeroporto, sì, fino alla posizione. Perfetto. Noi prendiamo la posizione e poi la manteniamo. Va bene, apriamo noi così poi proseguiamo diretti. Sì, 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 affermativo. Scout, sì, linea azzurra per sud. Lungo linea azzurra, ricevuto. Scout muove. Facciamo una sosta TF di 5-1. Verifichiamo la zona e andiamo fino a Charlie 1, sempre per linea azzurra a sud-est. Non devono vederci dall'aeroporto, quindi stiamo più in giungla che su strada. Colonna, andiamo via. La vostra situazione? Lasciamo staccare un attimo. Ah, Leviat, che alla prima occasione si è fregato lo zaino, me ne sono accorto adesso. No, ho raccolto dal cadavere di Shadow. Altro, anche qualcun altro si è fregato non tenere stat. Sì. Come si dice? È stato ereditato. Va benissimo. Finché dai morti va tutto bene. Lasciato testamento. Come prima, ragazzi, tenete tutto il chio ai fianchi, siamo in zona nemica. Heather dovrebbe mettere un po' più di mine. Ma stai zitto. Si può minare la giungla, sarebbe fantastico, guarda. L'ultima volta, la penultima volta ne aveva messa qualche mina. Siamo riusciti a prendere dalla prima all'ultima. Non ne abbiamo persa nessuna. Una sola mina anti-uomo, se almeno siamo capaci di passarci sopra. Scommetto che è Claudio col laser attivo. Eh? Scommetto che sei tu col laser attivo. In realtà siamo tutti col laser attivo. No, sei solo tu. L'unico pallino rosso che vedo è il tuo. E non vediamo avanti. Ah, dai, lo attivo io anch'io per la solidarietà. Voi non avete giocato con gli MLF e Nox? Praticamente una volta fecero una missione con lo script delle mine. Mm-hmm. Praticamente in ogni mucchio di spazzatura c'era una mina. Fantastico. E di però. E di allora sì. Così ne prendi praticamente più. Appena che ti avvicinavi esplodeva qualcosa. Ma era fantastico. Da allora io praticamente per le mine ho l'occhio non lungo, lunghissimo. Infatti io che capito sopra una mina è raro e riesco anche a disinnescare le saltanti, quindi è fantastico, quello è un aggiornamento che mi è piaciuto veramente tanto. Si riesce adesso? Si riesce. A quanto capito si riesce? Il vostro caro rider mi ha fatto gli auguri per l'aeroporto, quindi temo il degheio. Confermare. Io lo spero il degheio. Sì, ma conoscendo Raider, magari ci incula. Noi abbiamo ancora due razzi, se non sbaglio. E qualcosa ce l'abbiamo anche noi, secondo me due o tre anche noi. Ricevuto, allora cerchiamo posizioni di vantaggio e tiriamo di razzi ignoranti. Esatto. Io ho ancora tutte le granate per il lanciabagigi, quindi siamo a posto. Perfetto, ricordate che stanno solo fino ai 400 metri. Sì, sì, ma noi tiriamo giù tutto quello che troviamo a 400 metri. Mi piace. Abbiamo superato DDF TFD 5-1, siamo 50 metri un po' più a meno. Mi sembra che ci sia un contatto, cioè noi rimaniamo dell'aeroporto. Ricevuto, tenete d'occhio il fianco destro dell'aeroporto, non ci devono individuare. User disconnected from your channel.
Ricevuto. Delta 1, siamo arrivati. Affermativo. Delta, qui Charlie, state un pochino più in giungla. Uno dei miei ha notato un contatto appena al limite della giungla vicino a Delta 1. Ok, ricevuto. A parte che ci sono velivoli schiantati. Sì, sono riuscito a colpirlo, il maledetto. Eh? Il razzo che ho tirato, l'ho tirato dopo l'antiaerea alleata, in modo che i flare non... in modo che i flare fossero in ricarica. Ricevuto, noi stiamo ancora muovendo. Scout, vai pure per sud-est, andiamo verso l'obiettivo. Roger. David, lo vedi scout tu? L'ho visto passare di qua prima. Ce l'hai a destra totale, proprio a... Adesso non lo vedo più. Ce l'hai a 150, tira dritto per 150, sì sì. Vai vai. Pietro, stai col tuo buddy, vi siete divisi. Sì sì, ce l'ho. Più o meno. No, porca. Claudio con me però. Non... Io sono il buddy di me stesso. Claudio si è buggato? Può essere. Perfetto, ti aspettiamo sotto. Ok. Contatto in close. Siete in verde se vi ingaggiano. David, occhio al fuoco. Charlie, siete sotto ingaggio? Affermativo, abbiamo incrociato una pattuglia. Siete in verde se volete. Sono tempo, scendo quando è che hanno finito di ingaggiarvi, va? Vieni, vieni, dacci una mano. Scout, situazione? Tango down, scout 1 a terra, lo porto da voi. Ricevuto. Segna posizione in mappa. David, fermati. Comunicativo, sono svenuto. Ricevuto. Abbiamo trovato scout. Perfetto. Ho bisogno di cura. David, in copertura, tieni un po' di distanza da scout. Indietro T7 qua. Dov'è il ferito? Indietro un attimo. Ok, Claudio, ci pensi te? Un albero qua grande, va? Siamo scesi noi. Ricevuto, siamo appena sopra Charlie 1, adesso scendiamo anche noi. Cos'è che prendete da me? Nel mio zaino un paio di bende e un paio di morfine ci sono, ho anche 4 lanciagranate se serve. L'altro abbiamo il sentiero per est, occhio. Usiamo il sentiero per entrare, Claudio. No, penso che i contatti venivano da sentiero. Sì, sì, affermativo, ma adesso stanno in ingaggio in aeroporto, saranno di spalle. Ragazzi, a posto? Dov'è T7? T7 a posto? Manca la morfina. BTR colpito. Alfa, BTR down. 4 cadaveri qui hanno materiale medico. A posto. Ragazzi, rendezvous sul punto Charlie, andiamo leggermente più a sud-est. Dov'è il materiale medico? Lo sto raccogliendo. Chi è il GL? Pietro, questo qui ha colpi GL. Questo cadavere ha colpi GL. Questo cadavere ha colpi GL nel tattico. È pronti a muovere. Ne ho 15, quindi tranquillo. Ok ragazzi, 10 secondi, pristiniamo i buddy e seguiamo percorso verso gli hangar, andiamo a pulire. Delta qui Charlie, a posto? Sentiamo esplosioni nella vostra zona. Scout muove. Delta qui Charlie, ricevete? Ok, formazione Delta sul percorso, andiamo al hangar. Usate il percorso per andare avanti. Claudio, ci sei? Claudio, Spencer, ci siete? Statemi a fianco. Possibile veicolo con GL, occhio scout. Contatti con... Cazzo di cazzo. David, allargati alla destra di scout. Vai, allargati a destra. Claudio, Spencer a sinistra. Tago down. Ricevuto, andiamo agli hangar. Scout avanza, David e centro copano. David, tieni l'occhio il fianco destro degli hangar. Ricevuto. Claudio, mi butti un occhio su quella torre se vedi qualcosa. Detto? Butta un occhio su quella torre a 170. Ok, capo. Addirittura.
Delta qui Charlie, ricevi. Dark, ci sto andando a 14 fps. Non c'è problema. Scout, raggiungete in fretta la parete del compound. Tango di 177, 370, 385. David, raggiungi parete, la parete di scout. Scout, mantieni posizione, non entrare. Aspetta il gang. Aspetta. Devi muovere. Non spuntare, scout, non attivare l'attenzione. A 177, distanza 365, 770 metri. Ok. Dietro inferiato. Va bene. C'è qualcuno che ci spara? Sono colpi vaganti. Sì. Contatto, sì, esatto, 239, 360 metri. 239. A sinistra di albero. No, sono gli alleati. No, è nemico, esatto. Ok, allora. Scout e Devil, tornate al fianco di Devil, l'angolo. Ci sono contatti dall'altra parte dell'aeroporto, 239. Ingaggio. Aspetta, Spencer, prendi anche tu il ready, 239. Due contatti. Tendere, sì, due contatti, confermo. Li vedi, Spencer? 400 metri. Io c'ho il red dot senza gli altri. Tranquillo, va bene, allora tieni l'occhio a sinistra se c'è vicino. Ready? 3, 2, va bene, poco, vai. Ero in automatico, fanculo. Tango down. Ok, il centro scende. Scout, comincia a fare l'angolo dell'edificio. Roger. Non da quel lato, dall'altro, da fianco destro. Dark. 3, 2, 1, troppo tardi. Eh sì, mi hai sparato al 3, tipo. Delta qui centro, ricevi? Occhio, Delta. Elicottero nemico. Prosegui. Terra, tutti a terra. Attenzione, drone nemico in direzione 300, si sta muovendo verso di noi. Anche diversi contatti. Bene. Andate avanti. Droni di terra, armato di CMC. Fanteria, scolina, direzione 300. Il Vito sta tornando indietro. Vieni Spencer, corri. Vito è colpito, abbattuto. Sono un mito, dai, dovete ammetterlo. David, entra dalla porta, vai. David, vai dietro, alla porta. Occhio 300, stanno scolinando. Delta, qui Charlie, abbiamo distrutto il Vito. Situazione? Vedo ferito. Copritevi, avete contatti per 300. Spencer, a 300, vieni via. Ci sparano. Avete contatti a 300, occhio. Claudio, li abbiamo proprio alle spalle. Entra. Ferito. Ricevuto. David. Jackalo a terra. È una morfina? No, negativo. Claudio? Veicolo nemico. User joined your channel. Claudio, ci sei? Claudio a terra. Devil 2, rimani coperto a tutti i costi. Ti salvo io, Claudio. Dove cazzo si esce? Attenzione, drone nemico di terra, armato di CMC e HMG, direzione 300. Ce l'ho a fianco, aspetta che non mi ha visto. Oh mio Dio. Lol. Boom.
User disconnected from your channel. Sì. Ce l'avevamo quasi fatta stavolta, la quarta o quinta volta che faccio, ma niente. Non ho mica capito. Ah, buono, tre obiettivi. Va bene, notte di sette. User disconnected from your channel. No, sta morendo tutto. No, non si capisce la musichetta se è positiva o negativa. Non posso neanche alzarla. Ma siamo dei grandi, dai.
Complimenti ragazzi, complimenti. C'erano ancora la Bro e la Eco App. Vediamo. Bella, bravi, 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 bella raga, bella, bella, bella di tutti, bella, bella, dura, il finale dura. sono passato da morto pratica. C'è allora. Da ringraziare. Vi dico questo, vai, è stata vinta gli ultimi 10 minuti, sferrando due colpi critici al Cesar. Massiccio, voglio. Charlie Forever. Allora, i due colpi critici sono stati la distruzione dello Xi'an, ovvero il mezzo VTOL Sysat, se no quello si girava e lì tranquillamente era piazza pulita, e la distruzione di meccanizzati e statiche, ovvero tutti i punti strategici dei nemici. Cos'è successo? Allora, innanzitutto, come si è capito, a inizio missione immediatamente Sysat aveva conquistato Arb, la cittadina di Arkurt. E il ponte era una trappola mortale, soprattutto nell'ultimo tratto, perché si praticamente inclinava e dava un lungo tratto in pendenza verso un orizzonte dove ovunque potevano ingaggiare. Ho fatto anche uno screenshot per far vedere un'angolazione di tiro che era stata segnata. L'ho messo in TS, insomma il ponte era la trappola mortale. Il Sysat si era organizzato per tenerlo, aveva mandato tutto quello che aveva. Difatti è stata una battaglia, diciamo, molto cruenta. Sto bastardo, guarda dove stava. Poi l'avevamo individuato, eh. Avevamo chiamato una CAS per quel merda. L'ho tirato, poi è andato. Ma ce n'erano tanti altri, almeno 4 o 5. Ah, bene. Ma non in quella posizione, sparsi. Okay. Poi, quando avete sfondato e vi stavate riorganizzando, anche il Sysat si stava riorganizzando. E è successo che era stata preparata una trappola con esplosivi, ovvero in un relitto di veicolo era stata piazzata una trappola esplosiva, una satchel. Ma era sopra il ponte? No, era più avanti, oltre il rendezvous. Ok. E c'erano due fronti che operavano per muovere verso nord da sud del punto Charlie X-Ray. C'erano due squadre di Viper e due squadre di fanteria, totale 10 operatori sul fianco destro e 10 su quello sinistro della strada. Cos'è successo? Che quando il carro è avanzato è incappato davanti alla trappola esplosiva, è saltata, diciamo, è detonata la carica. E il fianco destro si è riversato sul carro per assicurarsi che fosse stato eliminato. Il fianco sinistro invece ha continuato ad avanzare e ha incrociato tutta la Task Force Alpha. Vi siete incrociati per caso? Eh sì, e là ce ne siamo accorti di brutto, Ryder. E diciamo, i Viper che hanno preso sul vostro fianco destro verso le retrovie e con le armi silenziate hanno fatto una specie di mattanza. Per il via del vantaggio che è dato dal silenziatore. Quelle truppe Viper, ci tengo a dirlo, sono partite dall'aeroporto e hanno fatto il loro percorso con tutte le altre squadre. Quando avete ingaggiato sul fianco Task Force Alpha, dall'altra zona, sono andati verso la Task Force Alpha, i Sysat, per accerchiare. E lì c'era un free for all praticamente, perché erano tutti mischiati, non c'era più un fronte. E poi, alla fine, quando siete arrivati verso l'aeroporto, era passato tanto tempo. Il Sysat, che era ormai spompato, aveva chiamato dei rinforzi. Lo Xi'an che avete visto all'inizio, che è andato via, era lo Xi'an che ha portato queste forze qua. Questa era la situazione che c'era all'aeroporto. Poi si sono, diciamo, aperti per organizzare una difesa. Vedete quell'ufficiale sulla destra? Quello è l'ufficiale che organizzava le difese e tutto era capitanato dal generale, dal tenente colonnello Chen, questo qua. Alla fine, quando avete assaltato, c'erano queste nuove forze che si stavano ricreando, più l'arrivo di due truppe di fanteria di supporto, una è stata battuta, tipo 8 morti,
Bel lavoro. L'altra invece è riuscita ad atterrare ed era in forte, quindi il nemico si stava riorganizzando mentre voi stavate operando. E insomma alla fine c'è stata. Avete vinto per uno stallo, perché né voi né il Sissat era in controllo dell'aeroporto, però se tentavano. No, loro... siamo tutti cazzuti. Se tentavano di inserire delle forze, tecnicamente avreste potuto abbatterli. Di conseguenza, per diciamo 50% vittoria. 51%. Può dire vittoria, però è sempre uno stallo. E questa è la macro dinamica. Poi ci sono state delle cose stupende, tipo c'è un Killin, un veicolo Sissat, quello con la Gatling, che si è fatto la cittadina, è andato sotto al ponte, prima ha mitragliato e ha abbattuto l'elicottero, lo Sky Ranger. Poi si è allontanato, è stato sparato 10.000 volte, è sopravvissuto il pilota ed è tornato indietro. È andato all'aeroporto, ha ricaricato un altro gunner, è tornato indietro, ha fatto un giro dell'isola, ha incrociato la squadra Charlie, ha smitragliato la Charlie gli ha svuotato tutto, il pilota è sopravvissuto ancora ed è andato di nuovo all'aeroporto. Che cazzo di culo di merda. Noi però stavolta il veicolo è... non riuscivamo a ingaggiare, lo vedevamo ma non ci avevamo brandeggio. Beh, gli elicotteri non hanno avuto la stessa fortuna invece, li abbiamo tirati giù con gli atti anzi con gli... Il killing che avete trovato a sud di Romeo era quello praticamente. Con tutto quello che si è preso. Il pilota sopravvivendo è uscito e se l'è fatta a piedi. Io pensavo che fosse morto di attacco di cuore dopo tutto il culo che aveva avuto. Bolscevico. Pilota okay. Bolscevico di Levi. Vi ho spiegato la buona come è andata, perché è anche mezzanotte e 5. Signori, certo, partendo in ordine di TS, dall'alto verso il basso, di Mock, TS e 9G. Prego, a voi la parola se avete domande o dire qualcosa. Vai, Manu. No, sono profondamente deluso che sul pello sono morto. No, niente, noi ci siamo divertiti, parlo a nome di tutto il team di Mock Up, noi ci siamo divertiti, abbiamo fatto una bella missione, ottimo il coordinamento. Un attimino ci siamo trovati in difficoltà perché Michael purtroppo gli si è sfasciato tutto e quindi non conoscevo esattamente il piano, quindi mi sono dovuto coordinare con gli altri per il canale radio, ho rotto un po' le scatole agli altri capi squadra, però poi sono riuscito a sincronizzare la radio e quindi a coordinarmi con gli altri. Forse l'unica cosa, a causa della dotazione del cecchino, siamo stati, diciamo, abbiamo avanzato ciechi. Fino al ponte, fino a quando non è diventato giorno, diciamo. Fino a quando non è diventato niente. Giorno, perché non poteva, non si vedeva niente. Mirare, sì. Non aveva visibilità sul nulla. Allora, raga, io vi ringrazio. Il cecchino aveva una doppia ottica. Buonanotte. Buonanotte. Ciao. Quello che ho preso, no. Nell'inventario tu avevi altre ottiche? Sì. Probabilmente allora, avevi la doppia ottica se hai preso lì di Marksman con Red Dot sopra. Non un'ottica nell'inventario, scusami, una doppia ottica. Il punto è che la missione iniziava un'ora e mezza dall'alba. Ma queste informazioni non so se le ho date, ma credo di sì, onestamente. Ah. Sì, noi, cioè, io lo sapevo, non chi era là. Mentre lo sapeva Michael. Lo sapeva. Sapeva, esatto, non lo sapeva. Non siamo comunque stati informati da Michael, vabbè, non è un problema. Tirategli le orecchie. Sì, sì, ovvio, sì, no, in privato me la discuto io ora con Michael. Beh, onestamente mi sembra comunque, cioè, la mole di informazioni che Michael si è preso è enorme, questa qui sarà l'1%. Esatto, penso, esatto. Più è la vostra prima volta, quindi io credo che sia più che giustificato, onestamente. Poi, TS, prego. Flipper, vai te. Per me è andata bene, voglio dire, ci siamo mossi molto bene, giusto quel cazzo di ponte che, porca puttana, un bel po' di casino è successo, perché tra l'altro era andato, avevo visto che era andato giù il team leader della Bravo e vedevo che praticamente gli si dicevano le cose e loro non sapevano che fare perché non avevano comunicazione. Lì è successo quando è crashato il team leader Bravo, sì. Esatto. Giustamente loro, avendo la prima volta nelle nostre missioni, non sapendo come funziona la maglia radio se non il TL,
hanno arrancato, come è giusto che sì, sia. Sì, è quell'attimo lì, quella mezz'ora lì che ho dovuto comunicare con gli altri e coordinarmi per cercare la maglia radio corretta. Poi il panico, la confusione, urla, gente. Dai, d'amore, ci sta. Sì, ci sta. Dai qualche altra missione, vedrai che le cose diventano fluide. No, però comunque in generale ci siamo mossi bene, giusto che a me quando sono andato a terra una volta ed è successo anche a Duriel, a un certo punto ha dato missione fallita. Non so perché onestamente. A forse Duriel mentre lo tiravano su, quindi... Può essere qualche colpo critico o qualcosa... Se vi danno troppe adrenaline stato... morite. No, io non stavo... cioè non mi stavo curando ed ero a terra da un po'. A un certo punto missione fallita. Sarà sistema di respawn, però comunque sei riuscito a rientrare. Sì. No, comunque in generale tutto a posto. Ok, 9 giù. Poi Bob, volevo dire una cosa, no? Sì. Verso la fine, ora, a me praticamente si è riempito il cuore di diciamo dispiacere, però... Quando tu mi hai detto mi raccomando Zeus vacci piano, lì era già segnato. No, ma io l'ho detto è venuto fuori, per scherzare. È venuto fuori che il comando nemico era abile. L'ufficiale, quello che hai visto nello screenshot, sì. Si era messo dietro un edificio con la sua guardia del corpo e una radio e coordinava. Quando avete iniziato l'assalto, la vostra squadra è stata l'unica a iniziare l'assalto. Perché siete stati individuati da tipo 8 operatori che pattugliavano un fianco dell'aeroporto. Dopo io ho lanciato un po' di granate, qualcosa è andato giù, uno mi ha fatto fuori il BTR, però poi siamo stati ingaggiati. Esatto, è successo esattamente questo, che mentre avete ingaggiato, ovviamente si sapeva che eravate là, l'ufficiale ha detto, bene Gio, fanteria di qua e due mezzi veloci, mandiamo i mezzi veloci ad aggirare. Però non ci hanno capito niente quando siamo arrivati noi. Sì. Là mi sa che sono rimasti un attimino spiazzati. Lì avete, diciamo, fiancheggiato. Il drone, non contento, dopo la Charlie stava sparando. Charlie ha fatto delle cose fantastiche stavolta, veramente, io mi sono scassato. La Charlie stava ingaggiando l'ufficiale, no? Ciao ragazzi, vi saluto, buonanotte, mi sono divertito. Ciao. Alla prossima. Ciao. Ok. Oh, ragazzi, io devo staccare un attimo, ci sentiamo con i miei nel TS per piacere. Sì, ciao Vadim. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Grazie a tutti. Complimenti a tutti. Sì, ci sono. Ti contatto poi o su Facebook o faccio un salto. Ok, Dimo Terrorista, mi trovi su Steam. Perfetto. Ciao, buonasera a tutti. Ciao. È successo questo, no? Quando la Charlie sparava con l'ufficiale, l'ufficiale fa, mi stanno sparando, sono nell'hangar, ho un drone a 200 metri, mandiamocelo. Ma è stata bellissima. Devo far notare aspetta ragazzi. Era da filmare quella roba. Prego, è stata filmata. Prego Bob. Ultimo punto. Allora, per quanto mi riguarda, dal punto di vista di comando, a parte vabbè, l'ultimo momento, la fine che è... Per il resto, per quello che ho visto, mi sembra che comunque in generale, a parte qualche momento di stallo che ovviamente c'è stato, il ponte e così via, mi sembra che siamo andati tutti abbastanza bene. Vabbè, è piaciuto molto, mi sono divertito un sacco, cioè con la squadra Alfa è rimasta a terra un po', appunto perché hanno incrociato quella squadra Viper, però mi sembra che in generale insomma siamo andati bene. È la giungla, il territorio giungla è uno dei più tremendi dove combatte. Difatti prima sul ponte era una situazione tattica veramente difficile perché eravate circondati su un fronte di 180 eppure scoperti nell'ultimo tratto del ponte. Ah, secondo me se posso, sul ponte c'è alla fine tutto sommato, non ce la stavamo cavando male. A noi sul ponte ci ha inculato il fatto che Bravo non riceveva più gli ordini e anziché venirci ad alzare... Perché noi giustamente non ce la siamo sentita di mandare avanti loro, che era la prima volta, siamo andati avanti noi sempre, nonostante ci fossi io che ero il comandante alla fine della Task Force Alpha. E cioè noi fino alla fine siamo...